Iniziamo, io sono Paolino Marotta, presidente dell'Andis, e a nome della mia associazione, a nome della Disare, qui rappresentata da Ezio Delfino e da buona parte della direzione nazionale, do il benvenuto a tutti, vi saluto e ringrazio soprattutto i componenti della tavola rotonda, dalla mia sinistra. C'è Zio Delfino naturalmente, la dottoressa Di Filippo, che Martino, sì, sì, sottosegretario, ce l'ho sulla lingua perché devo portare il suo saluto, che ha appena chiamato ed è rimasto impegnato per un evento di partito in Basilicata, perché oggi c'è in Basilicata Matteo Renzi, quindi non riesce ad arrivare in tempo, si scusa con voi, sarà per la prossima volta. Quindi la dottoressa Di Martino, che è rappresentanza segretaria e componente dell'Osservatorio Sicurezza delle Scuole dell'USR Piemonte, qui in rappresentanza anche del direttore Manca, che ha mandato un messaggio di saluto molto bello, molto lungo, e poi vi diffonderemo in posta e pubblicheremo negli atti di questo convegno, di questo seminario. Saluto e ringrazio il dottor Raffaele Guariniello, magistrato noto in Italia e all'estero, consulente di diversi organismi per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Alla mia destra c'è la giornalista di Italia Oggi, Alessandra Ricciardi, che ha accettato di coordinare i lavori della tavola rotonda e poi del dibattito che succederà. E ancora alla mia destra c'è Mara Carocci, l'onorevole Mara Carocci, tra l'altro nostra collega dirigente scolastica, che è una dei proponenti della proposta, ecco, di firmataria, prima firmataria della proposta di legge 3930. Giusto? Il numero non me lo ricordo. È quella di cui parleremo, che vuole intervenire sull'articolo 18 del decreto legislativo 81. E in sala io chiedo di accomodarsi Maria Grazia Rocchi, onorevole Maria Grazia Rocchi, anche lei componente autorevole della 7ª Commissione Cultura della Camera, che insieme a Mara Carò, anche lei nostra collega, quindi da esperte della dirigenza scolastica, loro si sono fatti promotrici di questa manutenzione legislativa, che speriamo possa concludersi positivamente nei prossimi mesi. A tutti va il ringraziamento delle due associazioni, Andis e Disare, che hanno proposto questo incontro. Lasciatemi salutare e ringraziare per la partecipazione innanzitutto dottoressa Carmela Palumbo, da poco capo dipartimento delle risorse del Ministero dell'Istruzione, quindi apprezziamo la sua presenza qua, ci aspettiamo che anche la ministra, insomma, possa intervenire, non so in audizione cosa il ministero, quali argomenti ha portato, però è una questione che si vedrà a fine giornata, veramente importante per la categoria dei dirigenti scolastici, quindi ci aspettiamo che anche nel prossimo contratto dell'area dirigenza e ricerca si possa inserire magari quell'istituto che si era sempre annunciato e mai realizzato, l'assicurazione magari per i dirigenti scolastici e magari di responsabilità civile, magari la tutela legale, perché no? E quindi chiediamo al Ministero anche di tenere
attenzione anche a questi aspetti che sembrano marginali, nella materia che trattiamo stasera sono davvero importanti. Saluto i sindacalisti in sala, c'è la rappresentante dei dirigenti scolastici della Puglia Scuola, Cirillo, c'è per dirigenti scuola il collega Volpe, Antonio Volpe, giusto? Non so, altri mi sfuggono perché non ho segnato i nomi. Quindi ringrazio tutti, ringrazio soprattutto i colleghi provenienti da tutte le regioni d'Italia, è qui rappresentato l'intero Consiglio Nazionale dell'Andis che da domani e dopodomani, per tutta l'intera giornata di dopodomani è riunito a Fiuggi, quindi per i lavori precongressuali. Saluto e ringrazio i componenti della direzione della DISAL che hanno lanciato, ci sono dei giornalisti in sala di cui in questo momento non ricordo il nome, a tutti un grazie particolare. Con l'iniziativa di oggi le nostre associazioni vogliono proporre una riflessione così in seduta aperta, non l'esatta fotocopia delle discussioni che sono avvenute nelle audizioni formali di Camera, delle commissioni settima e undicesima della Camera. Tra l'altro, ecco, ci sarebbe in attesa la presenza del Presidente della undicesima Commissione Lavoro, l'onorevole Cesare Damiano, non abbiamo notizie. È dovuto andare via. Quindi, comunque, chi ha seguito il dibattito sulla materia che tratteremo stasera sa benissimo che le commissioni cultura e il lavoro della Camera hanno già raggiunto una prima intesa, che ci parlerà l'onorevole Carocci e l'onorevole Rocchi. Quindi c'è la condivisione, si sta facendo strada anche all'interno della commissione lavoro, che è competente, forse più competente su questa materia, della commissione cultura, di una manutenzione, di un intervento sulla normativa esistente. Noi diciamo, i rappresentanti dei dirigenti scolastici italiani, che questo gravame di responsabilità, che è stato ampiamente descritto, analizzato nelle audizioni, io rimando all'intervento del dottor Guariniello nell'ultima audizione alla Camera, questo gravame non è sostenibile, soprattutto se si tiene conto della drammatica situazione in cui versa il patrimonio edilizio nazionale e soprattutto delle difficoltà che hanno gli enti locali a mantenere in regolare condizioni di manutenzione e ad assolvere tutti gli obblighi che la legge ha posto al loro carico in questo particolare momento, soprattutto a seguito dei tagli che negli anni scorsi hanno interessato la finanza degli enti locali. C'è una questione di fondo, le responsabilità dei dirigenti scolastici e degli enti proprietari vanno disciplinate meglio. E questo l'intervento che chiediamo al decisore politico, cioè alle forze politiche, perché non è possibile che si navighi nella confusione e soprattutto che questa situazione continui a generare situazioni di panico, di frustrazione dei dirigenti scolastici che temono di essere coinvolti in procedimenti giudiziari per inadempienze che molte volte attengono alle responsabilità degli enti proprietari degli edifici. Gli ultimi casi hanno avuto molto scalpore, hanno avuto seguito nelle chat dei dirigenti scolastici. Questa questione della responsabilità per mancata manutenzione degli edifici, ecco, che attiene alla responsabilità degli enti proprietari, ci pesa molto, anche perché il dottor Guarniello ha spiegato ampiamente la giurisprudenza, il costante orientamento della giurisprudenza della Cassazione va contro gli interessi e continuamente
è venuto a sanzionare il comportamento o le omissioni dei dirigenti scolastici, anche quando queste venivano in conseguenza di mancati interventi degli enti proprietari. Quindi ci sono sentenze che hanno fatto storia, sentenze che fanno tremare i polsi ai dirigenti scolastici, già operati da 1000 nuove incombenze, che non vogliono essere responsabili, non vogliono avere questa responsabilità esclusiva nella tenuta della sicurezza delle scuole. Quindi noi chiediamo il senso di questo dibattito e soprattutto questo, che da questa sera si possa uscire con idee più chiare, soprattutto per i componenti della Commissione Cultura e Lavoro, perché si possa arrivare magari, quello che auspichiamo, a un testo unificato delle proposte di legge che vada nel senso indicato dai dirigenti scolastici, una diversa ripartizione delle responsabilità, una manutenzione della norma nel senso di una modifica dell'articolo 17 che riguarda la figura del datore di lavoro, la qualifica del datore di lavoro assegnata ai dirigenti scolastici, e l'articolo 18 che vada ad individuare precise responsabilità degli enti proprietari. Le questioni che noi abbiamo già sollevato sia Andis che Disar in audizione, che mantengono tutta la loro importanza, la loro validità. Io spero che al termine del dibattito si possa uscire con soprattutto con delle idee chiare, ma soprattutto con un impegno preciso dei parlamentari che riusciranno a partecipare. La seduta è molto qui a 10 metri, insomma c'è molto fervore, quindi molti si scusano. Lo stesso onorevole D'Ottavio si scusa e interverrà fra poco. A lui va il mio ringraziamento personale, perché insieme a lui siamo riusciti a mettere su questo appuntamento. Lui ci ha procurato la sala e ha fatto tutti i preparativi che ci hanno consentito di stare qua stasera. Si scusa però, adesso in aula è in approvazione un disegno di legge che lui ha proposto, che riguarda Lino Di Mamede, che fra poco avremo il piacere di salutare con un applauso dopo l'approvazione, quando l'onorevole Dottago verrà qui a riferire. Io ringrazio tutti e lascio la parola. Un saluto a tutti, grazie ai presidenti Marotta e Bertino per l'invito, per questa giornata un po' particolare, soprattutto per quanto riguarda la stampa, nel senso che quando si parla di sicurezza nella scuola se ne parla sempre per dire che le strutture italiane sono fatiscenti, che le risorse sono poche, che l'attenzione politica è molto bassa. Poi quando c'è la tragedia, io sono rimasta molto colpita, soprattutto immagino come tanti di voi, dal caso dell'Aquila, dove tra le tante vite tantissime erano perse, ce n'erano tantissimi di ragazzi. E in quel caso il preside, credo fosse il convitto, fu condannato in Cassazione, è stato condannato in Cassazione a 4 anni di reclusione con l'accusa gravissima di omicidio non colposo. E quindi si scopre che parlare di sicurezza significa parlare non soltanto appunto di risorse, ma anche di norme che servono a capire di chi sia poi dopo la responsabilità. L'abbiamo già capito nell'intervento di Marotta, non è la responsabilità soltanto di un singolo, anche se la norma vorrebbe addossarla ad un singolo, quello appunto la figura è quella del dirigente scolastico, che la norma individua come datore di lavoro, quindi in quanto tale responsabile appunto per la manutenzione del e quindi per la sicurezza e l'incolumità anche dei lavoratori. Una responsabilità che la categoria respinge al mittente, ritenendo appunto di non avere non solo i fondi, ma anche le competenze per poter rispondere ad un compito così importante e gravoso. Allora io passerei subito la parola al dottor Guarignello, magistrato notissimo, per aver avuto tra le mani delle inchieste molto importanti,
pensiamo tutti, che so, alla ThyssenKrupp piuttosto che al caso Eternit, e quello che è arrivato anche a noi, spettatori di quei casi, era la difficoltà a portare in un'aula di tribunale le prove della responsabilità, in quel caso appunto di grosse imprese, per la sicurezza della vita dei lavoratori di quegli insediamenti produttivi. Un'intervista da Rignello le ha sostenuto che, tengo più lontano, che molto spesso in Italia le leggi esistono, bisogna però conoscerle e soprattutto farle applicare. Lei ritiene che nel caso della sicurezza ci sia appunto questa legge sia una norma chiara e quali possono essere i margini di intervento? Dunque, le due proposte di legge, no, che sono state presentate hanno indubbiamente un merito, che è quello di portare all'attenzione del Parlamento il dramma, chiamiamolo dramma, dei dirigenti scolastici. E indicano una strada, come del resto si riassume anche nella vostra presentazione, cioè quella di riequilibrare le responsabilità tra dirigenti scolastici e enti proprietari della scuola. Però non affrontano invece un problema centrale, che è quello della individuazione del datore di lavoro nella scuola. Questo è il problema fondamentale. Ma come ho detto ai vari ministri della pubblica istruzione, ogni volta che cambiavo mi dicevo: guardate che si fa portare questo problema di chi sia il datore di lavoro nelle scuole. Ecco, perché lo dico proprio come una riflessione che possiamo fare, no? Cioè, riequilibrare tra dirigenti scolastici e dirigenti degli enti proprietari della scuola. Ecco, io ho timore, perché come mi stanno a cuore i dirigenti scolastici, però magari mi stanno anche a cuore i dirigenti degli enti proprietari della scuola, e anche loro spesso vengono individuati come datori di lavoro. Quindi non c'è il rischio di una sorta di guerra tra poveri, cioè il rischio di riparare alla ingiustizia in danno dei dirigenti scolastici con una ingiustizia in danno dei dirigenti degli enti proprietari della scuola. Ecco, questo è un po' il timore che ho, perché qui la domanda centrale è: chi è il datore di lavoro nella scuola? Ecco, qui desidero sottolineare un aspetto che magari può sfuggire, un aspetto della nostra giurisprudenza. Il dirigente scolastico, ma a ben vedere non solo il dirigente scolastico, perché nel decreto legislativo 81 c'è una norma fondamentale, che è l'articolo 299, dalla quale si desume che la posizione di garanzia di datore di lavoro grava altresì su colui che, indipendentemente da un atto di investitura formale, esercita concretamente i poteri giuridici del datore di lavoro. E allora, cosa ci dice la Corte di Cassazione? Che nell'ambito di una qualsiasi impresa pubblica o privata, due sono le possibili fonti della qualità di datore di lavoro: l'atto di investitura formale, ad esempio il decreto ministeriale che dice il dirigente scolastico è il datore di lavoro, ma anche, e questo io credo che tutti i soggetti che stanno, si può dire, al di sopra del dirigente scolastico dovrebbero meditarci sopra, anche, oltre all'investitura formale, l'esercizio in concreto dei poteri del datore di lavoro.
e quindi nell'ambito della medesima impresa possono coesistere due datori di lavoro. Il datore di lavoro formale, ad esempio nella scuola il dirigente scolastico, ma poi anche il datore di lavoro di fatto, e cioè il soggetto che di fatto effettivamente esercita i poteri decisionali e di spesa. Con la conseguenza che sia l'uno sia l'altro possono essere chiamati a rispondere penalmente, ad esempio in caso di omessa o di inadeguata valutazione del rischio. E qui nei processi che ho avuto occasione di fare mi sono accorto che questi dirigenti scolastici possono spendere poco. Mi ricordo che per pagare l'RSVP facevano conto su un obolo che viene versato dai genitori. Il contributo volontario. Non so se sia ancora così, però ecco. Il contributo volontario, certo. Ora, e poi trovano per spendere poco un RSVP che abbiamo trovato anche questo, fa 90 scuole al corpo, con quale efficacia, puntualità riesce a svolgere i suoi compiti. E questo però poi deve anche far meditare, perché se il dirigente scolastico è oggi come oggi il datore di lavoro formale, ma chi è nella scuola il datore di lavoro di fatto? Perché allora uno comincia a salire, al ministro. Magari arrivi anche al ministro della pubblica istruzione, con un unico difficoltà, che se fosse il ministro della pubblica istruzione, il datore di lavoro dovrebbe fare il documento di guerra, il documento di valutazione di rischio di tutte le scuole d'Italia, però ecco, mette in luce un problema reale che a mio parere deve essere anche affrontato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Questo è un problema, chi c'è che esercita concretamente questi autonomi poteri decisionali di spesa? Cosa fare se questo quadro normativo giurisprudenziale non viene modificato? Ecco, se mi si dicesse, ma come faresti una norma, ecco, per cercare di... Ecco, credo che bisognerebbe soddisfare perlomeno tre esigenze. La prima, occorre che il dirigente scolastico, come datore di lavoro formale, ricordiamoci, sia in grado di avvalersi di un servizio di prevenzione e protezione dai rischi, oltre che di un medico competente, effettivamente, realmente preparato, efficiente e integrato nel contesto aziendale, non uno che fa ogni tanto qualche apparizione, ma che viva nell'ambito dell'azienda. E dice averlo, però è fondamentale, perché guardate, forse loro sanno che ho avuto occasione di fare ad esempio il processo del Darwin. Beh, nel processo del Darwin non ho imputato il dirigente scolastico, perché ho ritenuto che quelle cose doveva farle l'RSVP, no? Cioè ci sono delle difficoltà per un dirigente scolastico che per definizione non è uno che se ne intenda di sicurezza sul lavoro, delle difficoltà di individuare, perché la giurisprudenza vuole che venga data attuazione al sapere tecnologico e scientifico. Ma questo dirigente scolastico da dove ne trae spunto per avere questo sapere? Quindi è indispensabile, ecco, io vedrei già un aspetto normativo da affrontare,
l'adeguatezza del servizio di prevenzione e quindi dell'RSPP. Oggi come oggi noi abbiamo l'articolo 32, commi dall'8 al 10 dell'81, in cui si dice: ma se trovi all'interno della scuola qualcuno, cioè, non mi sembra questa una normativa che si sia rivelata perlomeno adeguata alle necessità, perché è fondamentale che il dirigente scolastico possa contare su un esperto, uno scienziato che sappia individuare i problemi, altrimenti come, non è facile. Quindi questa è la prima esigenza che cercherei di soddisfare più adeguatamente. Poi c'è una seconda esigenza, cioè quella di vedere se non debba essere esclusa la responsabilità del dirigente scolastico nell'ipotesi di carenze antinfortunistiche che non gli siano state segnalate dal servizio di prevenzione, né dall'ente proprietario della scuola, né comunque da lui conosciute, perché a volte può anche essere che le conosce, né si potrebbe arrivare come massimo ragionevolmente conoscibili da parte del dirigente scolastico. E la terza esigenza è questa, che se la carenza antinfortunistica è conosciuta o ragionevolmente conoscibile da parte del dirigente scolastico, il dirigente scolastico allora è tenuto a fare cosa? Ad assicurare gli interventi necessari, oggi come oggi, richiedendone l'esecuzione da parte dell'ente proprietario della scuola, ove si tratti di interventi strutturali e di manutenzione, articolo 18, comma 3 dell'81, oppure provvedendo egli direttamente nel caso di interventi diversi da quelli strutturali e di manutenzione. Però, qui c'è il problema. Se non dispone delle risorse necessarie, cosa ci dice la Corte di Cassazione? L'ha detto anche sia nel caso del Dama, poi nel caso che veniva citato dalla nostra moderatrice del Convitto Nazionale dell'Aquila, ci dice testualmente che il dirigente scolastico, se non dispone delle risorse necessarie, ha l'obbligo di garantire, nelle more dell'intervento richiesto, un equivalente livello di sicurezza. E nel caso in cui ciò non sia possibile, di interrompere l'attività. Questo è il tema che, a mio parere, deve essere affrontato in maniera esplicita. Perché così, stando le cose, mi chiedo, non sarebbe indispensabile disciplinare le procedure, le modalità di richiesta e di esecuzione di una misura dirompente, quale l'interruzione parziale o addirittura magari totale dell'attività? Ecco, queste sono tre esigenze che mi vengono in mente anche facendo una riflessione su un recente decreto ministeriale, credo proprio del Ministero della Pubblica Istruzione, del 20 luglio 2017, che per le annualità 2016 e 2017 ripartisce tra le regioni e le province autonome una somma pari a 26.404.232 euro, invece dei 40 milioni di euro che erano stati originariamente stanziati, destinata ad attuare interventi importanti di adeguamento strutturale antisismico degli edifici scolastici, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti. A questo punto, di fronte a questo decreto ministeriale, la domanda che viene è: ma come deve comportarsi un dirigente scolastico di una scuola
E la stessa domanda la farei anche in rapporto al responsabile dell'ente proprietario della scuola. Come deve comportarsi qualora manchino o siano insufficienti le risorse per l'adozione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico che sono ritenuti necessari in sede di valutazione dei rischi? Io ritengo necessario, però le risorse non ci sono. Oppure, sino a che non siano stati concretamente realizzati gli interventi per i quali risultino stanziate le risorse. Ecco, come deve comportarsi questo dirigente scolastico? Sono i temi di fondo che bisogna affrontare. Perché la posta in palio, mi rendo conto che è alta, io sono rimasto molto colpito proprio da questo caso dell'Aquila, no? Il 6 aprile 2009 crolla l'edificio che ospita il convitto nazionale. Morti, feriti tra i ragazzi, quindi le famiglie, i genitori che chiedono giustamente anche giustizia. Passano alcuni anni, più o meno 7. Nel 2015 la polizia esegue un ordine di carcerazione nei confronti di uno dei condannati per quei morti e per quei feriti. Perché pochi giorni prima, il 23 ottobre 2015, la Cassazione aveva reso definitiva la condanna sia del dirigente scolastico del convitto, sia del dirigente del settore edilizia e pubblica istruzione della provincia tenuta alla manutenzione. Tutti e due, vedete, accomunati da questo destino. 4 anni di reclusione per il dirigente scolastico, 2 anni e 6 mesi per il dirigente della provincia. Da questa storia emerge che la giustizia spesso si inceppa, ma a volte no. E anche un pubblico ministero fa venire i brividi, no? Perché indubbiamente è una storia inquietante. Ma perché questa condanna? E qui ci fa vedere il tema che è al centro, credo, di un dibattito come quello che porta anche a una nuova normativa. Qual è la colpa rimproverata al dirigente scolastico e al dirigente della provincia? La fatiscenza dell'edificio era nota da anni. Erano 9 anni che l'RSPP, una ingegnere, continuava a scrivere fate attenzione, fate attenzione. Non c'erano i soldi, non li aveva la provincia, men che meno li aveva la scuola. E allora, chi ha pagato? Chi è andato in carcere per quei morti e per quei feriti? La mancanza di fondi sufficienti, i vincoli culturali e artistici non possono limitare la sicurezza, dice la Corte di Cassazione. E quindi, se a causa di qualche ostacolo non fosse stato possibile alcun intervento efficace, il dirigente della provincia avrebbe dovuto segnalarlo a chi di competenza per l'inibizione all'uso della struttura e a sua volta il dirigente scolastico doveva interrompere l'attività. Guardate, sono parole ineccepibili, oggi come oggi, della Corte di Cassazione. Però ecco, è una riflessione che io ho fatto e credo dovrebbe essere fatta anche dai parlamentari, credo. È giusto tutto questo? Cioè, è giusto che non solo le scuole, ma tanti altri luoghi pubblici, beni architettonici, poligoni di tiro militare, insomma, è giusto che luoghi di
lavoro, pubblici, insicuri, continuino a restare aperto solo perché presunti datori di lavoro si assumono la responsabilità di non chiudere, salvo poi essere condannati per non averli chiusi. Ecco, questo devo dire è una domanda che mi inquieta. È giusto tutto questo? E cosa accadrebbe? E io credo che i nostri uomini politici se lo debbano porre questo diritto. Cosa accadrebbe se questi dei dirigenti, non solo i dirigenti scolastici, di tutti i luoghi pubblici, decidessero una buona volta di non prendersi più la responsabilità di tenere aperti luoghi insicuri? Insomma, a sospendere il servizio, perché poi si rischia, dovrebbe essere reato di interruzione del servizio. No, bisogna chiarirlo. C'è una proposta di legge al Senato su questo. Cioè, bisogna scrivere delle norme che affrontino direttamente questo problema e individuino poi anche le responsabilità a livello del Ministero. Non so se qualche potere decisionale di spesa lo conserva qualcuno al Ministero. No, perché nei processi penali, quando si fa il processo penale per le contravvenzioni, si spera che il contravventore paghi l'operazione, si estingue il reato e non se ne parla più. Ma quando c'è qualcuno che subisce un danno alla persona, allora c'è perlomeno la lesione personale colposa, l'omicidio colposo. Bisogna identificare i soggetti penalmente responsabili. Ecco, c'è chiedo scusa se mi permetto di dirlo, ma c'è un ruolo del Parlamento, ma c'è un ruolo anche del Ministero. Anche, questo è un problema che non si può non affrontarlo. Cioè affrontarlo scrivendo semplicemente in una norma il dirigente scolastico è il datore di lavoro, con tutto quel che ne consegue, perché quindi come datore di lavoro ha tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, prima fra tutti l'obbligo che spaventa tutti i datori di lavoro, che è la valutazione dei rischi, che è una cosa da fare con molta serietà, perché il DVR è la carta costituzionale di una impresa. Grazie dottore per l'invito e anche per averci aperto un quadro che è abbastanza inquietante, insomma, di materie su cui intervenire, di profili per mettere a posto una legislazione che sia effettivamente rispettosa del ruolo di ciascuno e quindi delle istituzioni e delle responsabilità che devono essere esercitate, mi sembra anche abbastanza delicato, però il dottor Guariniello ha veramente individuato vari aspetti di un problema che è ramificato e che richiederebbe un intervento strutturato, appunto, che riguardi sia il Ministero, che riguardi a partire soprattutto dal Parlamento, appunto, che ha il compito di suggerire delle, e trovare delle soluzioni, che sia rispettoso appunto dei ruoli di ciascuno, quindi Ministero, enti locali, gli stessi dirigenti scolastici. Intanto io saluto, perché ci ha appena raggiunto l'onorevole Ottavio, che si è fatto promotore appunto insieme all'associazione di Ottavio. Saluto anche Maria Grazia Penna, che è qui in rappresentanza dei dirigenti della CISL Scuola. La segretaria nazionale Paola Sagatini è stata trattenuta, ci manda i suoi saluti e appunto in rappresentanza Maria Grazia Penna, che ringraziamo.
E poi in rappresentanza invece del sottosegretario De Filippo, che appunto, come ricordava Marotta, è stato trattenuto da impegni politici sul suo territorio, e ci ha però raggiunto il dottor Pasquale Critone della sua segreteria. Anche a lui e all'eventuale dopo contributo che arriverà un ringraziamento. Allora, il Parlamento è stato chiamato fortemente in causa ad esercitare il suo ruolo. Prima mi trattenevo con l'onorevole Mara Carocci, che è prima firmataria appunto di uno degli interventi, di una delle proposte di legge di cui si sta discutendo in Commissione Lavoro. E dicevo con lei, forse ve ne siete ricordati un pochino tardi, lei mi ha detto no, questo è un tema che c'era ben presente, però le proposte di legge in Parlamento sono tante, insomma per noi è già importante essere arrivati a mettere comunque un punto fermo, e comunque c'è, credo, la voglia, insomma, di starci su questo argomento e di trovare delle soluzioni che siano effettivamente poi efficaci nella loro applicazione. Insieme all'onorevole Carocci, c'è anche l'onorevole Rocchi, insieme hanno lavorato appunto a questo provvedimento. A voi decidete voi come, insomma, passare la parola per capire i punti chiave di questo provvedimento proposto, e se in riferimento anche a quanto ci diceva prima il dottor Guarignello, avete già individuato delle contromisure appunto per bilanciare le varie responsabilità. Grazie. Loro sono sempre insieme. Sì, noi non esiste intervento di una per la validità. Io faccio l'elemento, diciamo, di sbilanciamento. Non ci riconoscono da sole. Comunque, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Siamo, sì, lo diceva il dottor Guarignello, che abbiamo consultato più di una volta per questo provvedimento. Siamo consapevoli che si tocca una materia delicata, molto delicata, difficile, perché quando tocchi un tassello, quello della scuola, non puoi non considerare che poi esiste, come diceva il dottor Guarignello, tutto il resto della pubblica amministrazione. Però volevamo comunque che questo tema in questa legislatura fosse quantomeno preso in considerazione, quantomeno se ne potesse discutere e fare, come possibile, un piccolo pezzo di strada per lasciare, insomma, se si riuscirà in questa legislatura o alla prossima, un elemento, un punto fermo. Cioè, il dirigente scolastico non può essere l'ultimo muro di gomma intorno al quale gettare tutte le varie responsabilità di incapacità, di affrontare i nodi che riguardano l'edilizia scolastica. Parlo di incapacità non nel senso negativo, io mi rendo perfettamente conto delle difficoltà degli enti locali a intervenire prontamente, mi rendo conto delle ristrettezze economiche a quali li ha costretti le leggi di stabilità, delle leggi di bilancio degli ultimi anni, i vincoli al patto di stabilità sono stati estremamente pesanti. Non a caso nella legge di bilancio già di 2 anni fa l'unico svincolo che è stato fatto è per gli interventi di edilizia scolastica. Mi rendo conto della difficoltà di poter appieno utilizzare le risorse degli uffici tecnici, perché in molti casi si parla di piccoli comuni, di sindaci che operano pertanto anche in ristrettezze di organici. Però se questo succede per l'ente locale, che è cosa dobbiamo dire per le scuole? Per le scuole il problema si eleva a una potenza piuttosto alta, perché tra avere un ufficio tecnico e non averlo affatto, per poter definire quali siano i livelli dei rischi e come poter intervenire, ce ne corre. Bene, le scuole sono in questa condizione, non dispongono di personale adeguatamente formato e strutturato e capace di poter operare una valutazione dei rischi seria, consapevole, e soprattutto dover poi agire di conseguenza, perché un
conto è la valutazione del rischio, però come tutti quanti voi sapete, quando io ho rilevato un rischio e ho fatto bene quella funzione, poi accanto ci devo scrivere che cosa devo fare per contenere il rischio, annullare il rischio e dentro quanto va fatto questo intervento, perché un buon documento di valutazione dei rischi presuppone tutte e due le fasi. Dico che cosa c'è che non funziona, dico che cosa dovrei fare per, e là mi fermo. Quando ho tradotto il che cosa dovrei fare per in una serie di segnalazioni per l'ente proprietario, lì mi fermo e aspetto paziente che queste segnalazioni si traducano in atti. Molto, molto spesso non accade. Non accade. E questo è il primo problema che già il dottor Guarinieri metteva bene in evidenza, ammesso che questa valutazione sia stata in grado di farla con quelle competenze tecnico-scientifiche che la funzione richiederebbe, il che non sempre è possibile. A, per la mancanza di RSVP adeguatamente, come si dice, nella scuola, dico, esterni ne trovo quanti ne voglio, li pago, ammesso che riesca a pagarli. Dipende da questo. Se ho la fortuna di avere qualche insegnante che è allo stesso tempo anche un bravo ingegnere, ma non ne capitano moltissimi, non posso affidarmi al caso nella gestione di una procedura così delicata e complicata. Per cui questo è il primo problema. Come intervenire? Noi abbiamo pensato che forse non è risolutivo, ma è già importante compartecipare a questa valutazione, cioè essere capaci di dire questo è un problema che riguarda il dirigente scolastico, ma non solo, riguarda questo territorio, questa comunità e come tale perlomeno facciamolo insieme. Ci sia un'adeguata consapevolezza. Questo era un primo elemento. Naturalmente poi viene il resto. Quando mi sono resa conto, a quel punto lì, in scienza e coscienza del livello del rischio, io mi sento ancora più responsabile. Questo fa scattare ancora di più l'esigenza di risolvere il problema e di contenere il rischio, perché quando so che il rischio c'è ed il rischio è elevato, che azioni conseguenti posso fare se non le fa l'ente locale? E lì arriva il problema del dire, ma se non posso trovare soluzioni organizzative, no? Perché quelle sono le uniche che può fare il dirigente scolastico, soluzioni organizzative. Mi viene a mente i classici doppi turni, mi vengono a mente altre soluzioni temporanee che possono dire quel pezzo di scuola inagibile, uso le altre risorse logistiche a disposizione mia o del territorio, per esempio anche altre scuole vicine. E se non posso attivare queste risorse qui, mi rimane lì, come si dice, l'estrema razio di interrompere il servizio, di interrompere parzialmente o totalmente il servizio. Bene, in questi casi qui intervenire è importante che una norma si ponga anche questo tipo di problema, anche questo tipo di problema, chiamando in causa gli enti che eventualmente possono disporre questa sospensione, no? Senza per l'ennesima volta lasciare in solitudine a una decisione e a un livello di responsabilità che, ci si ricorda, può diventare di rilevanza anche penale, si chiama interruzione del pubblico servizio, un'attività del genere. Ecco, in questo caso il legislatore il problema se l'è posto. Naturalmente non pretende probabilmente di risolvere io li chiamo i conflitti che nascono nell'applicazione del testo dell'81-208, perché era chiaro che quel testo derivava dalla sommatoria di un insieme di discipline dalla 626 in poi che riguardavano prevalentemente la tutela nei luoghi di lavoro di tipo privato, estesa alla pubblica amministrazione, necessitava di adattamenti conseguenti, e la norma stessa prevedeva che sarebbero dovuti intervenire degli adattamenti. Un decreto interministeriale avrebbe dovuto disciplinare quelle disposizioni normative ai vari settori della pubblica amministrazione entro 120 giorni dall'approvazione della legge. Ora, la legge del 2008
interministeriale, se se ne vedesse un po' d'ombra magari ci farebbe anche piacere, però noi in questa fase ci limitiamo a portare, se riusciamo a sciogliere alcuni nodi interpretativi e a fare dei piccoli passi, probabilmente è nel contenimento delle responsabilità dei dirigenti scolastici, probabilmente sarà un momento di chiarezza. Ce la faremo in questa fine di legislatura? Non lo so, noi ce la mettiamo tutta. Intanto l'insistenza ha determinato che già il prossimo martedì si riunisce il comitato ristretto, cioè l'organo che dovrebbe poi confezionare un testo unificato. Non era così scontato che ci si arrivasse. E aggiungo qualcosa a quello che ha detto Grazia, che è la relatrice del provvedimento, quindi è la persona che d'ora in avanti guida il percorso legislativo. Io vorrei aggiungere qualcosa, per carità, aggiungere qualcosa a quello che dice il dottor Guarniello è molto, molto difficile, complicato. Ma secondo me è anche un problema culturale di questo paese. Cioè non è solo un dover trovare un colpevole fisico ad ogni evento. Noi in questo paese cerchiamo sempre, cioè un responsabile, mi scusi, un colpevole di qualsiasi cosa succeda. Per questo lo dico anche per spiegare un po' il ritardo con cui abbiamo presentato queste proposte di legge, che comunque ormai hanno quasi un paio d'anni, perché veramente la mia idea era di pensare alla responsabilità che ha un dirigente scolastico complessivamente nei confronti dei propri alunni e alunne. Quindi non solo se succede qualcosa alla struttura della scuola, ma se il ragazzo di 17 anni e mezzo scivola nelle scale e si storce una caviglia e non era accompagnato, io ricordo di aver detto in un'audizione alla ministra Giannini, noi consideriamo i nostri studenti non minorenni ma minorati, perché se quello si fa male a una caviglia e non c'era l'insegnante con lui e il genitore decide di farmi causa, beh, la colpa è mia che non avevo previsto l'accompagnamento del minorenne per le scale. Adesso, è inutile che ve lo ricordi, c'è il problema dell'uscita anche dalla scuola media. Io ero dirigente scolastico di una scuola media e aspettavo che prima o poi succedesse qualcosa del genere, era inevitabile. Perché? Perché il colpevole lo dobbiamo trovare sempre a tutti i costi e in questo modo inibiamo anche la possibilità ai nostri ragazzi e ragazze di crescere. Però chiudo il discorso per dire che a un certo punto mi sono resa conto che non si riusciva ad affrontare tutti questi problemi in una proposta di legge, perché intervenire sul codice penale non si può fare, come nel caso della responsabilità nei confronti degli alunni, non si può fare con una proposta di legge, perché andare a toccare il problema del datore di lavoro vuol dire toccare quelli di tutta la pubblica amministrazione e arriviamo poi al ministro. Abbiamo discusso parecchie volte con il dottor Guarniello, che ci ha molto aiutato e consigliato. Allora a un certo punto abbiamo detto però qualcosa bisogna fare e siamo arrivati a presentare una di queste due proposte di legge sapendo che non è risolutiva, però abbiamo detto, come diceva Grazia, mettiamo un mattone. Sappiamo anche che non arriveremo in fondo perché la legislatura ormai è finita. Noi adesso discutiamo in commissione. In commissione approveremo un testo base, il comitato ristretto approverà un testo base. Questo testo base sarà discusso in commissione, noi speriamo molto presto, emendato. Dopodiché arriva la discussione dell'Aula. E figuratevi se, anche ammesso che venisse approvato dall'Aula e dalla Camera, poi deve passare al Senato ed eventualmente tornare indietro. Quindi i tempi non ci sono, ma lo sapevamo fin dall'inizio, però noi speriamo, cioè vogliamo, arrivare a un testo di legge che sia condiviso e che possa essere la base o per una prosecuzione nella prossima legislatura da parte di
un altro deputato o deputata che lo fa suo e lo ripresenta, o in una prima occasione, in un qualsiasi decreto legislativo che riguardi la scuola, possa essere inserita almeno qualche norma, qualcosa nel contratto, oppure nel testo unico che prima o poi andrà rivisto, probabilmente con un decreto legge ormai, visto che è l'unica delega che non si è riuscita a concludere della legge 107. Quindi diciamo, ci sono poi degli spiragli e il nostro lavoro, nella nostra intenzione, deve servire proprio a dare una base già discussa e condivisa con 40 audizioni che abbiamo fatto, fra l'altro, e di cui terremo conto. Io credo che voi sappiate, conosciate le due proposte di legge. Cioè, in sintesi cosa dicono? Quella della collega Pellegrino, che si assolve dall'obbligo il dirigente scolastico quando abbia richiesto gli interventi strutturali di manutenzione per gli spazi a lui assegnati, quindi escludendo locali tecnici, tetti, sottotetti e così via. Nella mia, ma dico nostra, perché poi c'è una prima firma, ma l'abbiamo concordata assieme, che il DVR deve essere fatto dal comune per quello che riguarda i rischi strutturali e dal dirigente scolastico per quello che riguarda le attività scolastiche. E poi, ecco, quello che noi sicuramente dovremmo andare a definire meglio è che consideriamo una corresponsabilità, cioè lo facciamo assieme, ognuno per la sua parte, e lo firmiamo insieme. Così come ci hanno detto in tanti, dovremmo specificare meglio cosa intendiamo per attività scolastiche. A noi che nella scuola ci stiamo tutti i giorni sembra chiaro, però specificheremo meglio anche quello. E appunto la vigilanza del dirigente scolastico deve riguardare le attività scolastiche, non il resto. Io non posso sapere cosa succede nel tetto. Specificheremo meglio queste cose. Penso che dovremmo intervenire, come diceva Grazia, anche sulla chiusura dell'edificio. Vi dico, il nostro orientamento è: in caso di pericolo immediato che il dirigente può vedere, uscire i ragazzi, ovviamente questo lo faremo tutti, ma ne dà immediata comunicazione a sindaco e prefetto, e sono loro che decidono la chiusura della scuola. Perché guardate, noi vediamo una difficoltà e un pericolo, cioè se al dirigente scolastico viene data la possibilità di chiudere la scuola in caso di pericolo grave e non se ne accorge a quel punto e non chiude la scuola, che responsabilità gli diamo? Cioè, ritorniamo alla situazione attuale aggravata, quindi bisogna andarci coi piedi di piombo. E direi che fondamentalmente sono queste le cose che noi vorremmo arrivare a fare. Quindi non uno scaricabarili, uno scaricarci di responsabilità. Noi le responsabilità nostre ce le prendiamo, ma le nostre, quelle a cui noi dirigenti scolastici possiamo fare fronte, e gli enti locali devono far fronte alle loro, con tutte le difficoltà che possono avere. Però affrontiamole assieme le responsabilità, senza scaricare poi all'ultimo anello della catena, che è il più debole. E prima dottor Guariniello citava i convitti. Anche questo, noi non abbiamo parlato espressamente dei convitti, per i quali la situazione però è ancora più grave, perché lì una possibilità di spesa c'è. Rispetto, dipende dalle situazioni. Io ho presente il convitto nazionale che abbiamo nella mia città, e ci sono problemi comunque di natura giuridica molto più complessa, che adesso è inutile stare ad affrontare, però ci sono, molto forti, e anche quelli qui non li affrontiamo. Ma adesso ci sono i soldi, però. È di punto, adesso non li affrontiamo. Dipende. Così la spesa non vuol dire avere i soldi. A volte ci sono, ma non riescono a spenderli, c'è anche questa difficoltà. Ecco. Questo è il lavoro che noi intendiamo fare. Vi dicevo, l'iter adesso è questo: in commissione
questo comitato con i rappresentanti dei vari gruppi politici arriverà a mettere insieme intanto queste due leggi che sono perfettamente compatibili fra di loro, a preparare un testo base con le osservazioni che ci siamo dette, dopodiché viene presentato alla commissione, in commissione si presentano gli emendamenti, una volta votati e quindi si arriva a un testo della commissione con gli emendamenti approvati dalla commissione, si porta quel testo in aula. In aula ricomincia la discussione con gli emendamenti, noi contiamo di riuscire ad arrivare in aula. Sicuramente però in commissione finiremo il percorso. Grazie. Scusate, vi chiedo scusa del cellulare e del nostro andare avanti e indietro, ma abbiamo aula e commissioni e quindi purtroppo siamo legati ai richiami che ci arrivano. Onorevole Stadio. Finisco io il racconto parlamentare perché ognuno racconta un pezzo e poi... Non dobbiamo andare da nessuna parte perché sono già contento. Faccio la scuola io, prego, vi... ho chiesto di parlare subito prima che il dottor Guerriero vada via perché io volevo partire proprio dalle sue conclusioni, un po' per integrare le cose che hanno appena detto le colleghe, perché hanno dimenticato un pezzettino importante, soprattutto riferito alla domanda che lei faceva prima. Dice, ma ve ne siete accorti solo adesso? Cioè, perché arrivate a farlo alla fine della legislatura? Io vorrei solo ricordarvi e ricordarci che le nostre associazioni, fino a un anno e mezzo fa, chiedevano che il Ministero facesse il decreto. Cioè, non c'era nessuno che diceva, fate una legge. Anzi, si era arrabbiati con il Ministero perché non faceva il decreto, pensando che il Ministero avrebbe fatto un decreto a favore dei dirigenti scolastici. Quello che Mara non ha detto o non ha voluto dire, perché proprio siamo tra di noi, ci possiamo dire le cose, no? È che quando il sottoscritto ha visto la bozza del decreto che il Ministero avrebbe fatto, io mi sono arrabbiato, no? E ci siamo arrabbiati perché sostanzialmente il Ministero, e qui arriviamo al punto, no? Con la legge che c'è, avrebbe fatto un decreto che affidava a voi gran parte delle responsabilità, punto. Quindi sostanzialmente dove siamo adesso? Ecco perché secondo me siamo a un punto di snodo politico importante, ma anche di chiarezza, perché se non ce lo chiariamo, come dire, non riusciamo ad andare avanti. Per fare almeno qualcosa di quello che abbiamo in testa, bisogna modificare gli articoli dell'81. Le proposte di legge che sono state presentate non vedono il consenso dei comuni e delle province, questo vorrei che fosse chiaro. No, perché se non. Cioè perché voi dite, ma perché sta legge non va avanti? Cioè, secondo voi passa una legge che non vede l'accordo dei comuni e delle province? Passa facilmente? Non passa facilmente. Manci e Ubi sono assenti. Sì, ma dica, sono assenti ingiustificati. Esatto, diciamo, ma siccome noi l'abbiamo auditi, io vorrei tra l'altro. Come dire, siccome in questo gruppetto che avete visto, poi arriverà anche la... Io all'inizio facevo la parte, diciamo, di chi ha fatto l'assessore, no? Quindi del comune, della provincia, io ho fatto sia il sindaco che l'assessore all'edilizia scolastica della provincia di Torino. E dico che ovviamente se tutte le province avessero avuto un magistrato come il dottor Guariniello, non solo si sarebbero messe le scuole a posto, ma si sarebbero affrontati i problemi, perché vi devo dire che per come diciamo, la Procura della Repubblica ha invitato le amministrazioni comunali e provinciali a rispettare la legge, è stato importante avere dietro una procura attenta. Vi faccio un altro esempio, perché ovviamente non credo di esagerare, ma è molto probabile che oggi le scuole più sicure siano quelle della provincia di Torino. Sono state tutte controllate, anche perché se non le si controllava
posso dirlo così? Sono... No, 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 ma vi vorrei raccontare però un episodio bellissimo, anche perché si raccontano sempre episodi brutti. Vorrei raccontarvi un episodio bellissimo che per me, come dire, segna, diciamo, segna quello che bisognerebbe fare. In una scuola cade un pezzettino di controsoffitto, ma nel controllo che viene fatto di questo pezzettino di controsoffitto, era un lamierato, si scopre che sopra c'era della polvere. Poi abbiamo scoperto che era lana di vetro. Quindi, per non parlare sempre di cose che fanno male, no? Cioè, che non è successo niente, è chiaro? Dottor Guerriero manda un controllo, l'ARPA viene, l'ASL controllano. Io la prima cosa che dico è: sentite, qui c'è dappertutto, qui bisogna chiudere la scuola. È successa una cosa che io non mi sarei mai immaginato, e cioè che gli studenti, invece di dire e adesso cosa facciamo, dove ci manderete, che cosa è successo, dice, noi non usciamo da questa scuola finché non ci dite che cosa fate, quando lo fate, eccetera eccetera. Cioè è stato il massimo dell'educazione civica che si potesse fare, perché era un problema di... Anche l'ARPA e anche l'ASL rimasero interdetti dicendo: ma come? Vi stiamo dicendo che potrebbe esserci una polvere pericolosa per i vostri polmoni e voi volete stare in questa scuola? No, noi non vogliamo stare in questa scuola e respirare quest'aria che potrebbe essere... Vogliamo sapere quando viene riparata. Non so se è chiaro quello che è successo. È successa una cosa incredibile, per cui ovviamente i giornali ne hanno parlato, abbiamo fatto assemblee, era complicato. Poi tra l'altro devo dire che molto spesso, ed è uno dei problemi, qualcuno dice un guaio, no? Molto spesso i genitori degli studenti ormai sono più scienziati di alcuni scienziati, ma davvero, perché voi provate a immaginare un tecnico dell'ASL che dice questa polvere è pericolosa, interviene un genitore di uno studente che dice io sono un tecnico dell'ARPA e da me non è pericolosa quella roba lì. Non è successo anche questo, perché come non so se sapete, ma sulla questione della lana di vetro, io poi quando sono diventato parlamentare vengo avvicinato dall'associazione Assovetro che mi dice lei vuole distruggere una filiera? Io dico no, cioè, o è pericolosa o non è pericolosa. Tra l'altro è bellissima, noi li invitammo ovviamente in un'audizione, il racconto che ha fatto l'Assovetro. Vabbè. Quindi, come dire, tutto questo per dire, faccio in fretta, che siamo arrivati a questo punto perché sono successe due cose. La prima è che il Parlamento e il Governo hanno deciso che sulla sicurezza nelle scuole bisognava intervenire, intanto mettendo dei soldi e aiutando comuni e province a mettere a norma le scuole, adeguarle, farne di nuove, eccetera. In secondo luogo, ed è secondo me il motivo centrale dell'incontro di oggi, ci sono due proposte di legge che, ripeto, arrivano non in un tempo qualunque, in un tempo che è quello che vi ho descritto, cioè in un tempo nel quale sostanzialmente si sta ragionando, e non era così fino a poco tempo fa, sul fatto che la responsabilità dell'edificio deve essere della proprietà e non può essere del dirigente scolastico. Quindi dovremmo fare, da questo punto di vista, una norma che in questo caso diventa norma primaria, quindi una legge vera e propria, che dovrà chiarire questo aspetto. I nodi sono quelli che avete evidenziato. Io devo dire che se noi, questo l'ho detto anche nell'audizione, diciamo, con i colleghi amministratori, se noi dovessimo ragionare sempre solo delle risorse, non ne usciremo mai.
noi dobbiamo ragionare di una situazione ideale e corretta. Anche se, diciamo, di quella situazione, come dire, qualcuno non se ne vuole prendere le conseguenze. Cosa intendo? Intendo dire che se i comuni e le province non intendono più, ma non è così fortunatamente, avere la competenza sull'edilizia scolastica, hanno solo da dirlo. Io devo dire che sono assolutamente convinto che invece è bene che rimanga dei comuni e delle province. Voi provate a immaginare se la costruzione, la realizzazione di una scuola dovesse dipendere solo dallo Stato. Cioè, se dovesse dipendere dallo Stato, noi nell'arco di qualche anno dimezzeremmo le scuole, chiaro? Perché arriverebbe un dirigente dallo Stato e dice: quella scuola in quel comune non serve perché ne basta una. Tra l'altro stiamo andando verso una riduzione degli alunni, quindi questo problema c'è. Io devo dire che un conto è se a decidere dell'importanza di un edificio scolastico è lo Stato, un conto è se invece a decidere dell'importanza di un edificio scolastico sono i comuni e le province, che hanno, diciamo, tutto l'interesse a fare in modo che i giovani cittadini del loro territorio possano andare a scuola. Noi dobbiamo soltanto fare, come dire, creare un circuito virtuoso per cui alla giusta lamentela dei comuni e delle province per la mancanza di risorse si risponda, perché io sono assolutamente convinto che, come dire, la legge che demanda ai comuni e alle province la costruzione e la manutenzione degli edifici scolastici è una legge che deve essere accompagnata da un congruo finanziamento statale, perché la competenza sul raggiungimento del livello di istruzione di un paese è dello Stato, non è di un comune. Cioè, non so se mi spiego. Quindi quello che abbiamo fatto in questi anni, e cioè di ritornare a finanziare l'edilizia scolastica, è il minimo che lo Stato deve fare. Bisogna anche su questo magari trovare degli accorgimenti, per cui la legge del 96 non dice che ci possono essere dei finanziamenti. Io devo dire che invece bisogna proprio prescrivere una quota di finanziamento, perché negli ultimi 20 anni cosa è successo? È che la legge del 96, tra l'altro sono anni in cui cominciavano le difficoltà finanziarie dei comuni, in cui i comuni appunto parlavano anche di tasse locali, sono gli anni in cui viene inventata l'IMU, l'ICI e tutti i nomi che voi ricorderete in passato. Ebbene, questa questione è una questione che deve essere affrontata, perché noi per esempio abbiamo messo 4 miliardi già spesi e ce ne sono altri nella programmazione triennale della manutenzione degli edifici scolastici, però io, ma penso anche Mara, io, a me dispiace moltissimo che la sensazione, la percezione è che non si faccia, non dico abbastanza, ma comunque non si fa niente per l'edilizia scolastica. È chiaro che se io devo fare un piano di 10 anni per mettere a posto tutte le scuole del nostro paese, beh, io non so chi di voi se la sentirebbe di andare a dire a quella scuola: guarda che tu stai al 10º anno. È molto complicato, è molto complicato. Quindi da questo punto di vista però noi non possiamo aspettare, come dire, di risolvere questa questione quando avremo tutte le scuole a posto. Noi dobbiamo risolverla in una situazione, come dire, ideale, con una metodologia che è quella che le leggi che abbiamo proposto fanno. È per questo che secondo me vi pregherei di cogliere questo aspetto, no? Cioè, lo sforzo che stiamo facendo, ovviamente noi dobbiamo lavorare per correre, come dire, questa legislatura purtroppo è la fine, però non dateci questa responsabilità, cioè, purtroppo è la fine, cioè il mondo va avanti, cioè, stiamo lavorando perché prima o poi, come dire, le cose si possono mettere a posto. Fatemi dire ancora una frase che è questa: noi abbiamo in parallelo a questo lavoro condotto una indagine sull'edilizia scolastica, un'indagine conoscitiva che è stata molto importante, è durata molto tempo, tra l'altro
sono in preparazione gli atti che dovrebbero essere presentati prima del 22 novembre. Voi sapete che il 22 novembre è stata istituita la giornata nazionale della sicurezza nelle scuole. Ebbene, in questi atti che abbiamo predisposto, oltre alle importanti considerazioni, perché sono riportate integralmente, dottor Guarino, tutte le sue audizioni che sono state utilissime anche per orientare e anche per riconoscere i limiti delle leggi attuali. Quindi, come diceva giustamente lei, se volete quel risultato bisogna cambiare le leggi. E stiamo provando ad andare in quella direzione. Io devo dire che da questo punto di vista i suggerimenti che noi diamo, diciamo così, come indagine conoscitiva, sono tre e finisco, li dico come titoli. Uno, il fascicolo del fabbricato, in modo che il dirigente scolastico nuovo che arriva abbia chiarezza di che cosa prende in mano e quindi sia chiaro anche, diciamo, la data, no? Per tutto, cioè, in modo che sia chiaro, diciamo, che cosa mi dai e che cosa io posso fare in quell'edificio. Ovviamente, diciamo che ci deve essere continuità di finanziamento, quindi sostanzialmente quei 10 anni che dicevo, possibilmente accelerare, perché poi devo dire oggi gran parte delle risorse invece poi i comuni li trovano da risorse proprie. Quindi sburocratizzare ulteriormente le procedure che oggi vincono nei comuni. Noi per esempio, quando siamo arrivati all'inizio di questa legislatura, abbiamo trovato soldi stanziati e non spesi perché le complicazioni burocratiche erano molte. Noi adesso abbiamo, che ne so, se qualche sindaco, qualche dirigente mi chiama per sapere, scusa, voglio sapere se la mia scuola ha ottenuto un finanziamento, ormai è tutto informatizzato, c'è un canale diritto, c'è un ufficio, c'è un'unità di missione, quindi, come dire, un po' di sforzi per capire se quell'edificio come dire, è oggetto di manutenzione, sarà oggetto di manutenzione, è nella programmazione, l'abbiamo fatto. Io coglierei, diciamo, questi aspetti positivi, così come direi che lo sforzo che stiamo facendo da un punto di vista legislativo ha bisogno anche del vostro sostegno. Sarà uno scontro, cioè, ci scontreremo, perché noi appena il comitato ristretto proverà a definire la bozza da portare in discussione, poi dovremo mandare le altre commissioni, vedrete che verranno fuori. Però io devo dire che per quanto riguarda noi, ma anche per quanto riguarda il partito che rappresentiamo, in qualche modo, questo va detto, perché alla fine, cioè, per il PD questa scelta è una scelta chiara, cioè noi su questo tema vogliamo lavorare e anche chiarire che le responsabilità del dirigente scolastico sono innanzitutto di fare una buona didattica, sul resto ci devono pensare i proprietari degli edifici. Grazie. Grazie onorevole Dossario, abbiamo capito la passione che sta avendo questa idea, probabilmente anche forte dell'esperienza che ha avuto sul territorio. Un territorio come il Piemonte, che forse è un po' più privilegiato rispetto a tante realtà d'Italia. Con noi c'è anche la dottoressa Antonietta Di Martino, che è una dirigente scolastica. Siete un po' tutti i dirigenti scolastici, al di là dei ruoli, siamo in due, allora, la signora in prima fila e io non sono dirigente scolastica. Cioè, al di là del fatto che si faccia un meno politico amministrazione, comunque è una categoria, insomma, ben rappresentata. E tanto ci ha aggiunto anche l'onorevole. Adesso lei non ha sentito niente di quello che abbiamo detto noi, per cui sentiamo se corrispondono le versioni. Testa. Allora, con noi c'è Serena Pellegrino, che è la prima firmataria dell'altra proposta di legge che è in discussione in commissione
lavoro e che poi sarà oggetto, insieme all'altra di cui abbiamo parlato finora, di un tentativo di testo unificato, io la sintetizzo così. Stavo appunto prima parlando invece dell'esperienza del Piemonte e dell'esperienza della dottoressa Di Martino, che è la dirigente, adesso invece si occupa proprio dell'osservatorio della sicurezza presso l'ufficio scolastico regionale. Quindi passerei la parola a lei per avere immagini un fatto di quella la situazione a livello regionale e anche all'interno di queste proposte di legge. Ecco, appunto arriviamo a quest'altro punto forte appunto di questa esperienza invece a livello regionale, di come giudica queste proposte dal punto di vista proprio più operativo. Grazie. Buongiorno a tutti, innanzitutto vorrei ringraziare Andis e Lisa per questo invito e ringrazio anche a nome del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e dell'Osservatorio Regionale del Piemonte che io rappresento. Ho pensato di utilizzare il mio tempo a disposizione dividendo il mio intervento in due parti. Nella prima, dopo una brevissima premessa, cercherò di riassumere qual è la posizione dell'ufficio che rappresento, che è stata anche concordata con Andis e con Diesel, che è stata anche rappresentata nelle memorie che abbiamo depositato e firmato congiuntamente, e così anche un'occasione per ripercorrere un pochino le riflessioni che abbiamo fatto insieme, anche per chi non ha partecipato, non ha sentito, non ha ascoltato le audizioni. Nella seconda parte invece vorrei fare qualche riflessione con voi in relazione alle principali obiezioni che sono state poste a queste proposte di legge e che ho sentito, che sono emerse durante le audizioni in commissioni riunite Cultura e Lavoro e sono emerse soprattutto da parte dei rappresentanti dei comuni e delle province o città metropolitane rappresentanti con i quali mi dispiace oggi di non poter interagire, ma comunque possiamo fare queste riflessioni. Allora, in premessa, come persone di scuola, e quindi persone di scuola siamo in tantissimi, vorrei solo richiamare a fondamento di questo mio breve intervento il concetto di sicurezza come valore. Quindi partiamo dal parlare della sicurezza come valore, come bene primario della persona. Ecco, per questo, per ricordare che al di là di tutti i problemi di responsabilità, di interpretazioni normative, stiamo parlando di un diritto fondamentale della persona e stiamo parlando di come tutelare al meglio questo diritto. E appunto la tutela di questo diritto richiede di orientare le azioni di tutti noi e anche le azioni del legislatore verso alcuni principi cardine. Due di questi principi sono stati ricordati già oggi, sono molto pertinenti e attinenti al tema e sono il primo, la chiarezza. È un principio che richiede che vengano definite le responsabilità e individuati i soggetti a cui attribuirle in modo chiaro, e cioè in modo che gli obblighi dei vari soggetti si possano distinguere. Stiamo parlando di responsabilità penale, no? Quindi una responsabilità è personale, gli obblighi vanno distinti, dopodiché devono integrarsi tra di loro, possibilmente in modo virtuoso, e possibilmente non dovrebbero tradursi in sovrapposizioni ambigue. La normativa prevenzionistica applicata al luogo di lavoro, ahimè, non è chiara. Ormai questo è un fatto incontrovertibile, l'abbiamo detto tutti, è persino ancora imbarazzante doverne ancora parlare. E non lo è, ahimè, nella principale azione in cui è incardinato il processo prevenzionistico, l'ha detto prima il dottor Guariniello. Il nostro sistema prevenzionistico è incardinato e si basa su un'azione fondamentale che è la valutazione dei rischi. Se noi abbiamo confusione in questa azione fondamentale, è chiaro che incriniamo un po' tutto il sistema. Ed è per questo che non possiamo più ignorare la situazione. Secondo principio, la sostenibilità. Questo principio richiede la praticabilità degli obblighi da parte dei soggetti a cui sono attribuiti. E cioè, ancora una volta ci insegna il dottor Guariniello, il soggetto che ricopre la posizione di garanzia dovrebbe potersi esimere da questa responsabilità. E come si esime? Realizzando
gli obblighi che la norma gli impone, ma non solo, realizzando con diligenza gli obblighi che la norma gli impone. Se gli obblighi non sono praticabili, è ovvio che siamo in una situazione in cui c'è un gravissimo pregiudizio, da un lato per i soggetti a cui si chiede in pratica un adempimento impossibile, ma c'è un grave pregiudizio alle esigenze di salute e di sicurezza della collettività, quindi non è una questione di categorie. Perché? Perché la collettività ci richiede di attivare un modello prevenzionistico sano. E il modello prevenzionistico sano è quello che consente a tutti i soggetti chiamati in causa di adempiere correttamente, in modo che poi noi sanzioniamo giustamente chi non lo fa, chi non adempie. Purtroppo anche questo principio della sostenibilità col nostro sistema prevenzionistico pone delle criticità. E le pone anche perché, lo ricordiamo ancora, non è stato ancora emanato il decreto attuativo per la scuola. Un decreto che, come si ricordava prima, ne riconosca effettivamente le particolari esigenze, no? Si è anche detto che dovrebbe riguardare tutta la pubblica amministrazione, però noi non ci ricordiamo che il luogo di lavoro scuola è uno dei luoghi di lavoro per il quale il decreto 81 riconosce le particolari effettive esigenze, ma questo non riguarda tutta l'amministrazione. Quindi se noi andiamo a guardare l'articolo 3,2, ci sono dei settori ben precisi della pubblica amministrazione che la norma riconosce come luoghi di lavoro atipici, con esigenze particolari. E uno di questi è la scuola. Uno dei meriti che le proposte di legge Carocci e Pellegrino hanno è quello, anche questo è già stato detto, ma lo voglio ribadire perché sono veramente grata a queste deputate, perché hanno richiamato l'attenzione e hanno promosso finalmente un dibattito su questi temi che a noi dirigenti scolastici erano già chiari nelle loro difficoltà da tempo. Ma finalmente adesso è emerso quello che il titolo di questo incontro chiama il nodo vero. Il nodo vero sono gli articoli 17 e 18 del testo unico, che chiamano in causa le due criticità principali. Il ruolo datoriale del dirigente scolastico, che è un soggetto che non è dotato di poteri decisionali di spesa, e la distinzione delle competenze del dirigente scolastico da quelle dell'ente proprietario. Sono nodi talmente complessi che, si è detto anche questo, non potremo sciogliere completamente, ma comunque dobbiamo iniziare ad affrontare, dobbiamo iniziare a porre quel minimo di chiarezza che adesso non c'è. Il nodo dell'articolo 17 riguarda il comma 1 lettera A, che è quello che pone l'obbligo della valutazione di tutti i rischi. Se sono tutti rischi vuol dire che non ci sono solo quelli dell'attività scolastica, ci sono anche quelli strutturali. Tuttavia le strutture fisiche, la legge 23 del 96, sono di competenza dell'ente proprietario, che è obbligato alla fornitura e alla manutenzione. L'effetto della contemporanea vigenza di queste norme, che hanno tempi diversi, e di cui l'ultima, il decreto legislativo 81, è una norma che è stata emanata per tutti i luoghi di lavoro e quindi non poteva considerare le particolari esigenze, se non chiedendo dei decreti attuativi, qual è questo effetto? È quello di aver determinato l'estensione ai datori di lavoro della scuola in relazione all'obbligo di valutare tutti i rischi, e quindi anche il rischio strutturale, l'attività di manutenzione preventiva da parte al pari dei tecnici della provincia. La manutenzione preventiva è il principale strumento di valutazione dei rischi strutturali. Manutenzione preventiva vuol dire che non si fa solo manutenzione quando c'è un guasto. L'attività di manutenzione è finalizzata essenzialmente a prevenire i guasti, quindi a controllare la funzionalità di un sistema prima che si esprima in un guasto o peggio ancora prima che si esprima in un evento dannoso. Ed è chiaro che per fare la manutenzione preventiva occorrono delle ispezioni, dei controlli, delle attività tecnico-specialistiche che richiedono competenze e profili professionali molto elevati. Lo ricordava il dottor Barignello, il servizio prevenzione della scuola non ha queste competenze specialistiche, non ha le strumentazioni perché queste ispezioni a volte vanno effettuate in quota e non ha la possibilità di appaltare delle ditte appositamente specializzate. E non solo, ma bisognerebbe appaltare o nominare esperti per ogni tipo
di rischio strutturale, non c'è solo la vulnerabilità degli edifici, lo ha ricordato l'Ottavio, c'è il problema delle fibre artificiali vetrose, c'è il rischio sismico, c'è il rischio fulminazioni, c'è il rischio di sfondellamento, insomma noi dovremmo avere un professionista, un tecnico specialista per ognuno dei rischi, di questi rischi che non siamo adesso in grado di valutare con gli strumenti che abbiamo. Il dirigente scolastico non ha neanche la possibilità di richiedere gli interventi di manutenzione, come prevede il 18.3, per la difficoltà della scuola di valutare i cosiddetti rischi invisibili. Questi rischi sono dei locali non accessibili al personale scolastico, non accessibili alla normale ispezione, e che sono i tetti, i sottotetti, i locali tecnici, eccetera. E molto spesso noi non vediamo i segnali di ammaloramento, perché non si riscontrano nei locali attigui o sottostanti a questi locali tecnici, come dimostra il caso Darwin di Rivoli. Per questi motivi la posizione dell'osservatorio regionale, che è stata condivisa, ripeto, con Andis e Diesel, è quella di sostegno, di grande sostegno alla prosecuzione dell'iter normativo delle proposte di legge Carocci e Pellegrino, perché ne condividiamo pienamente l'obiettivo, che non è quello veramente di ridurre il carico di responsabilità nei confronti della categoria del dirigente scolastico, ma è rivolta a chiarire, risolvere nella maniera che sarà possibile, no? Una contraddizione tra le norme, ma a favore dell'intera collettività, a favore della creazione di un sistema prevenzionistico che sia il più possibile sano e sostenibile. Come si affronta questa contraddizione? Si affronta riportando l'onere di valutare la portata dei rischi strutturali e impiantistici a chi ne era e ne è già per legge il destinatario in virtù degli obblighi di manutenzione e a chi ne possiede essenzialmente gli strumenti di gestione, che sono ufficio tecnico, risorse dedicate e la possibilità di programmare l'utilizzo di queste risorse. La carenza di risorse finanziarie di cui giustamente si lamentano gli enti proprietari non viene certo risolta estendendo impropriamente alle scuole i propri obblighi, di cui comunque gli enti proprietari rimangono in ogni caso titolari, no? E di questo devono essere consapevoli, non è che estendendola alle scuole viene esclusa questa loro responsabilità. E quindi anche se le norme Carocci e Pellegrino non dovessero completare la loro vita, questo adempimento gli enti proprietari in ogni caso ce l'hanno. Veniamo quindi alla seconda parte, le obiezioni alle proposte di legge. Allora, io ascoltando le audizioni le due obiezioni principali mi sono sembrate queste. Per quanto riguarda la proposta Carocci, ci si è interrogati sulla complessità, sulla fattibilità di un documento di valutazione dei rischi che risulterebbe diviso in due, no? Una parte redatto dall'ente proprietario e una parte dal dirigente scolastico. Invece per quanto riguarda la proposta Pellegrino, le obiezioni riguardavano la presunta incapacità e impossibilità di scuola ed ente proprietario di accordarsi sull'identificazione degli spazi utilizzati e non utilizzati e sugli aspetti di segnalazione delle anomalie negli spazi utilizzati, non utilizzati. Allora, riguardo alla prima delle obiezioni, io vorrei solo richiamare un attimo un passo della circolare ministeriale 119 del 99. Era la circolare esplicativa del famoso decreto attuativo legato all'ormai abrogato decreto legislativo 626. Quindi è una circolare di quasi 20 anni fa, però è ancora attualissima in questo punto che vi leggo. È il caso di sottolineare come il rapporto tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali vada sviluppato nel segno della migliore integrazione e con ogni spirito collaborativo, considerata la stretta connessione tra ente locale e scuola, sia per gli aspetti tecnici attinenti alla fornitura e manutenzione delle strutture, sia per quelli generali di espressione della comunità locale. Ecco, noi riteniamo che una volta chiarita la distinzione dei ruoli e delle responsabilità, l'eliminazione delle sovrapposizioni non può che andare nella direzione dell'integrazione delle diverse competenze. Che cosa occorre? Occorre una procedura di raccordo. E questa procedura di raccordo tra gli interventi strutturali e le condizioni di esercizio
non chiama in causa direttamente il dirigente scolastico, quindi il dirigente scolastico non è che riconducendo la responsabilità agli enti proprietari dei rischi strutturali non se ne occupa più, se ne deve occupare per forza perché deve raccordare la situazione dell'edificio, della scuola in cui lui opera con le condizioni di esercizio delle attività scolastiche. Questa procedura di raccordo tra ente proprietario e dirigente scolastico, nell'esperienza di tanti di noi, già esiste, già viene realizzata, dove ragioniamo in situazioni, come diceva Dottavio, in situazioni ideali, no? Dove i due soggetti si pongono nella dimensione di collaborazione che è raccomandata dalla circolare 119, ci sono delle esperienze in cui scuola ed ente proprietario hanno creato dei modelli di cooperazione che affrontano e cercano di risolvere queste complessità e queste difficoltà che stiamo vivendo. La procedura in maniera molto concreta la potremmo esprimere in alcuni passaggi che potrebbero essere: il dirigente scolastico riceve gli esiti documentati dell'attività di valutazione dei rischi strutturali da parte dell'ente proprietario. Poi che cosa fa? Acquisisce e condivide tramite il proprio servizio prevenzione le necessarie misure compensative di contenimento e riduzione dei rischi, che possono essere interdittive dell'uso di spazi oppure riguardare aspetti comportamentali e organizzativi. Dopodiché il dirigente scolastico deve attivarle nella scuola queste misure o interdittive comportamentali, che possono essere delimitare gli spazi, l'attività di informazione, formazione del personale e così via. Dopodiché segnala all'ente proprietario, al dirigente scolastico, nel corso dell'anno la presenza di guasti e anomalie riscontrabili però al controllo visivo e di funzionalità negli spazi in cui è possibile vedere questi rischi, e richiede la realizzazione degli interventi strutturali di manutenzione. La redazione di un DUR tra più soggetti che ne condividono gli esiti e cooperano tra di loro esiste già nella norma, noi già l'affrontiamo, è presente ed è prevista nell'articolo 26, obblighi connessi ai contratti d'appalto, il famoso DUBRI, documento unico di valutazione dei rischi interferenziali. Allora addirittura i soggetti sono tre, perché c'è il committente, c'è la ditta che esegue i lavori e c'è il datore di lavoro. Allora, se è possibile un coordinamento tra questi soggetti così diversi, ma perché mai non dovrebbe essere possibile avere un documento di valutazione dei rischi dove innanzitutto noi riceviamo un'attività fortemente specialistica, gli esiti di un'attività fortemente specialistica, che è quella della valutazione preventiva, dall'ente proprietario, e dopodiché la facciamo nostra e ci raccordiamo per capire quali interventi poi possiamo realizzare nella scuola per ridurre o eliminare il rischio. Riguardo alla proposta Pellegrino, si parlava, dicevo prima, l'obiezione era dobbiamo dividere la scuola in zone di competenza e come facciamo, eccetera. Secondo me parlare di un problema di divisione della scuola è sicuramente fuorviante rispetto allo scopo della norma. Lo scopo della norma è quello di riconoscere che nella scuola ci sono delle zone, delle aree, dei locali non utilizzati come luogo di lavoro, non direttamente accessibili all'ispezione, oppure ancora con divieto addirittura di accesso al personale, caldaie, locali tecnici, eccetera. E in questi casi il chiarimento, me lo dirà poi se è così, che la proposta Pellegrino vuole apportare, è quello che la valutazione del rischio in questi locali, a cui conseguirebbero le richieste di intervento, non possono essere demandate alla scuola. Quindi ritorniamo al punto di partenza, perché sono attività che ricadono nella manutenzione e non sono sostenibili per il datore di lavoro della scuola. Questo però non significa, come è stato detto da qualcuno nelle audizioni, che il dirigente scolastico non sia tenuto a segnalare la presenza di anomalie nei locali attigui, nei locali sottostanti a un tetto, oppure segnalare anche eventi dannosi riconducibili a questi locali, per esempio la caduta di tegole a causa del vento. Questo compito di segnalazione rimarrebbe senza ombra di dubbio al dirigente scolastico, però sempre, ripeto, riferito agli scontri visivi, come prima specificato, nei locali utilizzati, perché la manutenzione preventiva nei tetti e sottotetti, eccetera, non possono che essere di competenza dell'ente proprietario.
Concludo ricordando che l'utilizzazione degli edifici e l'uso delle attrezzature concordato con l'ente proprietario esiste già nella norma. Sto parlando dell'articolo 139 del decreto legislativo 112 del 98, quindi le intese sull'utilizzo sono già un fatto che dal 98 non dovrebbe essere così inusuale nella scuola. E ripeto, questi modelli di cooperazione sono stati creati, ci sono scuole in cui si è concordato con l'ente proprietario della mobilistica per l'accesso da parte degli operai quando fanno la manutenzione, si sono create commissioni miste, insomma c'è tutta una sperimentazione di attività di collaborazione che effettivamente mi fa pensare che veramente queste obiezioni non abbiano ragione di esistere. Però è ovvio che anche la migliore delle ipotesi di collaborazione e di gestione sinergica dei problemi non possa prescindere dalla chiara distinzione delle azioni esigibili da parte di ciascun soggetto in sede penale. E quindi la relativa responsabilità con carattere penale deve essere chiarita. È un punto di partenza di giustizia e verità, questo l'ho letto nei vostri atti parlamentari, vi ringrazio di aver usato questi termini, di giustizia e di verità che non possiamo più ignorare, è un nodo che va risolto, perché la tutela delle esigenze di sicurezza e della collettività si basa anche su una ripartizione di compiti chiara e sostenibile, oltre che di misure finanziarie adeguate. Una volta che abbiamo chiarito questo nodo principale, potrebbe essere compito del decreto attuativo esplicitare questi elementi del raccordo tra scuola ed ente proprietario e affrontare anche le altre criticità che sono connesse al ruolo datoriale. Quindi adesso ne affrontiamo una, mettiamo un mattone, come ha detto giustamente Mara Carocci, e poi possiamo andare avanti. Concludo, vi ringrazio, quindi diciamo sono tre le parole chiare che mi hanno ispirato in questo intervento, che richiamo la chiarezza, la sostenibilità e la collaborazione. Sono i principi che per noi sono dirigenti, sono già, fanno parte di noi perché ormai in tutta la pubblica amministrazione, in tutti gli aspetti dell'erogazione del servizio istruzione, noi dobbiamo interagire con gli altri soggetti e non possiamo che riconoscere che le esigenze della collettività si affrontano proprio mettendo tutti i problemi in una visione complessiva e in una visione condivisa da parte di tutti i soggetti che ne condividono problemi e soluzioni. Grazie. Anche se è giunta un po' in ritardo, diciamo che l'intervento della Di Martino le ha forse ripresentato un po' di temi che sono venuti fuori nel dibattito che c'è stato prima, una richiesta molto forte che faccia finalmente chiarezza sulle competenze dei singoli, sugli spazi, le modalità di effettiva collaborazione che servono a garantire lavoratori, studenti e anche chi è alla scuola questo punto di interpretazione e appunto di ricette. Quindi chiederei a Serena Pellegrino di illustrare, anche facendo riferimento già a teorie di critici che sono venute fuori la sua proposta. Grazie. Ringrazio per l'invito a questo convegno. Fino alle 14 ero a Malta e quindi ho cercato di arrivare veramente più presto possibile. E più veloce di così era praticamente impossibile davvero. Mi dispiace molto non aver ascoltato le relazioni precedenti, ma dopo aver assistito a tutte le audizioni in commissione mi sono fatta un'idea sufficientemente chiara. Scusate, posso... Ecco. Quando io ho presentato questa proposta di legge, se vi ricorderete bene, è stata presentata a seguito dell'episodio dell'Aquila. E Livio Bearzi era un mio concittadino, io vivo a Udine, lui è friulano. E il dirigente scolastico della scuola dove
dove vive mia figlia, sì, perché è così, i nostri ragazzi vivono nelle scuole più probabilmente di tutti noi. Mi ha sollecitato e mi ha detto: guarda che noi dobbiamo aprire un focus per quello che riguarda la responsabilità dei dirigenti scolastici. Sappi che io in questo momento ho la responsabilità di tua figlia mentre tu sei fuori e io ho in mano la vita di tua figlia. Ecco, questa immagine, peraltro poi facendo di professione l'architetto, mi ha immediatamente messo le spalle al muro. Ho preso tutte le informazioni del caso. Nel momento in cui Livio Verzi è stato condannato, perché sappiamo bene che è stato condannato, l'unico condannato di tutta la filiera, cioè che questa è la cosa secondo me che va detta e sottolineata. Io sono andata a trovarlo e da quel momento in poi, piano piano, ho capito che cosa accadeva al contorno degli edifici scolastici. E non soltanto così dal punto di vista dell'accoglimento di una scuola, dei dirigenti, dei professori, del personale ATA e dei ragazzi, ma anche dal punto di vista della mia professione e quindi dell'edificio. E allora ho presentato questa proposta di legge, una proposta di legge che ha fatto abbastanza scalpore nel momento in cui è stata presentata. Vi comunico che è molto curioso un fatto, che molte persone sono sconvolte del fatto che un esponente di Sinistra Italiana abbia presentato una proposta di legge per chiarire il ruolo dei dirigenti scolastici. Ebbene, io così argino ovviamente queste polemiche, perché ritengo che intorno al fabbricato scuola non si possano avere bandiere politiche. O meglio, bandiere politiche sicuramente sì. E anche un'idea di progettualità al contorno di questa situazione, che è assolutamente molto grave. 43.000 fabbricati in questo momento in possesso dei comuni e delle province dovrebbero essere messi quantomeno un focus dello stato di fatto e capire com'è la fotografia in questo momento di questi fabbricati, che peraltro in questo momento sono utilizzati. Se io come architetto dichiaro che un fabbricato non è agibile, non mi viene permesso in nessun modo di mandare dentro il mio committente e devo dichiarare al proprietario che se non risolve i problemi di agibilità non può affittare quel fabbricato. Quindi, presentando quella proposta di legge, io con grande ingenuità ero convinta che venisse incardinata nella mia commissione, ovvero nella commissione ambiente e lavori pubblici, dove il focus a quel punto era il fabbricato, in maniera oggettiva, e che non ci fosse la diatriba tra il dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro e la proprietà dei comuni e delle province, ma che lo si vedesse in un grande, con un grande obiettivo, che era quello dei lavori pubblici. Tutti si riempiono la bocca dicendo che è uno dei più grandi impegni, no, che bisogna fare, che la grande opera pubblica è la messa in sicurezza delle scuole. Ebbene, quando? Credo che questo possa essere il momento in cui si può fare. E allora ho chiesto anche che in commissione venissero auditi i professionisti, ovvero la rete delle professioni, ovvero coloro che possono fare la fotografia e dire: ma quella trave è ammalorata o no? Chi è che ha l'incarico di dire questo? Se io sono un affittuario di un immobile e vedo che c'è una crepa che non mi piace, chiamo l'architetto Pellegrino e dico: oh, architetto Pellegrino, vieni a darmi un'occhiata per capire se questa crepa è strutturale oppure è semplicemente una crepa dell'intonaco. Sì, è una crepa strutturale. Il proprietario, l'affittuario, chiama immediatamente il proprietario e dice: attenzione, questa è una crepa strutturale. E da quel momento si mette in moto la macchina.
è evidente che se io non ho accesso ai vani tecnici e non ho accesso ai sottotetti, alle cantine, ai solai, al tetto, come faccio a prendermi la responsabilità di dire che questo edificio è ammalorato? È impossibile. Brava. A meno che uno non sia con i laser negli occhi. E poi non è il suo compito. Non è il suo compito. Lui ha fatto un concorso per fare altro, ovvero vedere l'educazione dei nostri figli. Allora, credo che se noi siamo in grado davvero di guardarlo da questo punto di vista, allora possiamo davvero arrivare a una risoluzione. Dove credo che Guarinello, perché l'ho ascoltato in audizione, abbia detto sostanzialmente le stesse cose che ha detto in audizione, immagino di sì. Dove il problema di fondo è le varie figure che ci sono al contorno, ma è il fabbricato che deve essere messo in sicurezza, è il fabbricato, e non c'è niente di più oggettivo, perdonatemi, che identificare uno stato di fatto di un fabbricato, è oggettivo, e se si vuole, l'ha detto Guarinello anche in quella circostanza, il denaro si trova, perché i comuni, quando sono venuti in audizione, non hanno detto che la coperta è corta, l'ha detto solo lui che la coperta è corta. Solo le province hanno detto: noi non abbiamo portafogli, ma i comuni non l'hanno detto. Non l'hanno detto esplicitamente. Noi lo sappiamo che i comuni sono in difficoltà, è vero, ma esplicitamente non è stato detto. In quell'audizione devo dire che io mi sono ritrovata delle dichiarazioni che proprio non mi aspettavo. E allora a questo punto, da quello che è stato detto in maniera molto chiara dalla dottoressa Di Martino, se si fa un buon lavoro di cooperazione forse si arriva anche alla risoluzione del problema. E forse magari non è neanche necessaria una legge scritta, perché alle volte ci sono delle soluzioni che passano attraverso delle leggi non scritte che si possono attuare, come nel caso di Torino. Per esempio. Oppure ci sono delle meravigliose leggi scritte che non vengono attuate. E allora è evidente che nel momento in cui poi abbiamo l'abbinamento di due leggi, una della minoranza e una della maggioranza, diventa tutto molto più forte e riusciamo ad arrivare anche probabilmente alla risoluzione del problema. Chiaramente è stata messa in calendario così in zona Cesarini, no? Troppo tardi, però l'importante è che il dibattito sia aperto, credo che sia determinante, perché mai fino ad oggi credo che voi abbiate messo sul tavolo del legislatore questo problema. Allora cosa dire? È evidente che siamo alla conclusione di questa legislatura, che in legge di stabilità abbiamo cercato in qualche maniera di arrivare a rimettere in macchina questo provvedimento, che sicuramente è una delle cose che non piace molto, tirar fuori del denaro per questi argomenti, ma ve lo dico veramente da vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici. Purtroppo ci sono delle voci di spesa che non vengono considerate investimento. Dalla ragioneria di Stato non vengono proprio prese in considerazione come voci di investimento, cosa ritengo folle, perché cosa c'è di maggiore investimento se tutelare la salute dei propri cittadini che stanno all'interno di un fabbricato pubblico? Ma non solo, la messa in sicurezza di un ponte, l'ANAS quest'anno ha investito il 46% del proprio budget sulle ristrutturazioni delle sue opere pubbliche. È una miseria, no? 46%, invece è una grandissima conquista per ANAS. Ecco, vorrei proprio che lo capiamo, no? questo stato di fatto di come vengono distribuite le risorse. Credo che dovremmo, al di là, no, della implicazione chi, dove, come, quando, fare addirittura fronte unico tra il proprietario
e l'affittuario, passatemi così questa definizione molto, molto spicciola, per dire: Stato, tu hai la disponibilità di mettere in sicurezza tutte queste scuole? Parte il volano economico, riparte il lavoro, riparte un'economia nobile e mettiamo in sicurezza i fabbricanti e coloro che poi tutti i giorni devono necessariamente andare a vivere. Non entro nel merito perché è stato sicuramente anche già abbondantemente detto. Le varie responsabilità dei dirigenti scolastici tutte le mattine quando entrano a scuola, che devono decidere quale norma disattendere. Ecco, se io fossi un dirigente scolastico, lo dico così in maniera, su questo non con le mie colleghe dirigenti scolastiche non lo condividono, ma io da architetto lo direi proprio in maniera molto chiara. Io ti dico, siccome so che cosa vuol dire entrare in un fabbricato non agibile, io ti dico che tu questa mattina non entri dentro questo fabbricato, se questo fabbricato non è agibile. Io penso che la salute di tutti noi forse valga anche di più, diciamo, dell'esplicitazione del vostro mandato di dirigente scolastico. Ed è proprio per questo che dovete demandare a qualcun altro questa grossissima, enorme responsabilità. Io resto totalmente a disposizione per qualsiasi anche modifica e aggiustamento della mia proposta di legge, perché vedendo nuovi e ascoltando nuovi punti di vista, diciamo che ho imparato da voi tantissime cose. Grazie. Si è parlato tanto di risorse, si è parlato della possibilità forse che, seguendo delle buone pratiche, quello che è in città, in alcune regioni, a livello di collaborazione è stato già fatto, funziona, forse qualcosa, non so, la mia curiosità, può essere fatto anche a livello ministeriale. Noi abbiamo con noi Carmela Domingo, che è il capo dipartimento delle risorse per l'innovazione del Ministero dell'Istruzione, e lei proprio vorrei porre questi due aspetti, appunto che cosa si può fare sul fronte delle risorse, che cosa si può fare sul fronte della collaborazione dal punto di vista appunto del Ministero, senza necessariamente dover aspettare l'intervento legislativo, che l'abbiamo capito con migliori intenzioni, però ormai è arrivato un po' in zona Cesarini e probabilmente bisogna aspettare il prossimo livello, la prossima legislatura. Allora, intanto grazie proprio alle due associazioni per aver organizzato questo momento di riflessione e averlo fatto appunto in questo contesto, quindi con chi adesso ha la responsabilità sostanzialmente di definire i contenuti e i testi di queste norme. E devo dire, concordo con quello che è stato detto, indipendentemente dal fatto che diciamo entro questa legislatura si riesca o meno a portare a termine il testo, comunque diciamo la redazione di questi testi e la loro discussione, anche oggi ne è una prova, ha sicuramente riportato fortemente al centro, oltre agli episodi drammatici che sono stati anche più volte ricordati, ha sicuramente avuto il merito di portare al centro, insomma, del dibattito, della discussione sul ruolo e la figura del dirigente scolastico e sulle sue responsabilità complessivamente. E tant'è che, come sapete, diciamo, è stato istituito a livello ministeriale un tavolo in cui appunto anche gli organizzatori in parte sono presenti, su tutte le attività anche di semplificazione e direi di chiarimento del ruolo e delle competenze del dirigente scolastico. E sono aperte vari aspetti, vari fronti da questo punto di vista, tra cui per esempio anche il regolamento di contabilità, che ha anche delle implicazioni con questa tematica, però non vorrei scendere proprio troppo nello specifico, anche perché c'è un incontro proprio, mi sembra, tra qualche giorno, proprio con le organizzazioni sindacali di dirigenti scolastici, proprio c'è un'informativa specifica sul testo del nuovo regolamento di contabilità, che va a modificare il decreto interministeriale 44 e c'è un aspetto specifico che riguarda anche la disponibilità di piccoli fondi, di piccole somme proprio per anche piccoli interventi
di manutenzione, però ripeto, non voglio parlare di questo. Devo dire che mi sembra che ovviamente il tema è complessissimo e diciamo da qualunque lato lo prendiamo, sia quello dei fabbricati, sia quello delle responsabilità dei soggetti, queste due figure di datore di lavoro, come diceva Guarniello, quello formale e quello di fatto, diciamo così, è un tema complicato perché ha delle precise, delle implicazioni giuridiche molto, molto grosse, e molto è stato anche detto dalla giurisprudenza in realtà su queste tematiche, sulla giurisprudenza che si è andata formando nelle varie situazioni. Io credo, se posso dare questo piccolo contributo, diciamo così, anche di tipo giuridico alla discussione, credo che la chiave di volta per capire come si possano ripartire queste responsabilità sulla sicurezza, e permettetemi da questo punto di vista un inciso, è evidente, questo non è stato detto ma lo sottolineo, che i dirigenti scolastici per una certa parte non potranno mai essere, diciamo, esonerati da da questioni di sicurezza. Vi faccio un esempio specifico per intenderci. Immaginate un edificio completamente a norma per quanto riguarda per esempio l'evacuazione, quindi l'individuazione e la costruzione delle vie di fuga in caso di incendio o di altri eventi. Ovviamente c'è un problema anche di esercizio dell'edificio. Se io, esempio classico che si fa, ostruisco nella gestione queste vie di fuga, non è che me la posso prendere con l'interrogazione. Però questo mi dà la misura di che cosa? Che nell'andare a individuare queste responsabilità, no, connesse, diciamo così, al fabbricato, alla gestione degli spazi, voglio essere ancora proprio più generica, degli spazi scolastici, si deve molto fare un discorso, un ragionamento anche a livello tecnico, giuridico credo, di collegamento tra, e mi accennava Guariniello, tra diciamo, responsabilità del datore di lavoro e effettiva ampiezza del potere di incidere sulla situazione. Cioè, questo è secondo me la chiave di lettura. Se una determinata azione che attiene alla sicurezza degli studenti e dei lavoratori dentro l'istituzione scolastica, quindi se quella situazione di sicurezza è pienamente, diciamo, ascrivibile alle scelte e alle decisioni del dirigente scolastico, come nell'esempio, se volete, banale che vi ho fatto, però se ne possono fare anche di più sofisticati, allora lì mi sembra chiaro che il datore di lavoro non può che essere il dirigente scolastico. Se invece questo potere in qualche modo non si può estendere completamente, cioè non può essere esercitato nella sua competenza, come per esempio nelle questioni che attengono invece all'edificio nel senso strutturale del termine, è evidente che questa responsabilità non può essere ascritta al dirigente scolastico. C'è però la questione della situazione, vedete che quindi la questione si complica ancora, della emergenza, della situazione contingente di pericolo imminente, che anche questa, lo voglio dire con altrettanta, diciamo così, chiarezza, credo che non si possa, se c'è proprio il pericolo imminente qui e ora, non si può ricondurre tout court al tecnico della provincia, del comune, della regione. È difficile se il pericolo è lì, evidente ed ora, no? È chiaro, quindi forse bisogna veramente entrare un pochino nello specifico di queste casistiche per, diciamo, andare a individuare i campi di responsabilità. Però questo non è il mio compito in questa sede. Io volevo però dirvi questo: come sapete, io è da un mese che ho assunto questa responsabilità nel Dipartimento Programmazione, perché in realtà mi sono sempre occupata di ordinamento e di cose molto più belle, se vogliamo dire, sul fronte della scuola, e quindi, diciamo, devo ancora capire e comprendere tante cose del funzionamento di questo aspetto che attiene all'edilizia scolastica.
però sicuramente si può dire questo, che con la legge 107 abbiamo, la legge 107 rappresenta un punto di svolta molto forte nella presa in carico da parte prima di tutto del Parlamento e poi del Governo della questione dell'edilizia scolastica. E la legge 107 fa un'operazione molto importante. Quella di intanto diciamo così portare in capo al Ministero dell'Istruzione da un certo punto di vista il coordinamento del governo di tutte le risorse che riguardano l'edilizia scolastica, perché la situazione precedente era quella di una grandissima frammentazione di questo contesto, per cui le risorse facevano capo a più e diverse amministrazioni centrali e a più diverse amministrazioni anche territoriali, quindi con diciamo evidentemente uno scenario di difficile gestione. Quindi l'azione, come dire, centrale di accertamento di queste risorse e di programmazione di queste risorse è stato in qualche modo portato in capo ad un soggetto. Questo ha un aspetto sicuramente positivo, lo sottolineo, ma anche uno, secondo me, che io sto già un po' verificando anche nel rapporto con gli enti locali, negativo, mi spiego meglio. Quello positivo è che chiaramente se noi abbiamo un'anagrafe dell'edilizia scolastica, perché anche questo è un fattore molto importante, che è precisa, che è sempre quotidianamente aggiornata dagli enti locali, e questo non è che avvenga in modo così preciso, anche se si sono fatti sicuramente molti passi avanti negli ultimi anni, anche perché noi abbiamo cercato di legare l'erogazione dei fondi e la programmazione proprio a questa attività, anche in qualche modo di continuo aggiornamento dell'anagrafe da parte degli enti locali. Se da un lato diciamo avere una fotografia precisa e aggiornata dello stato degli edifici, di ciascun edificio, di un singolo edificio, è comunque un elemento positivo per poter poi programmare evidentemente l'erogazione delle risorse, dall'altro lato c'è una modalità che io trovo, perché è un mese che sono qui, in atto, che secondo me ha dei limiti evidenti, nel senso che contrasta un po' con quelle che sono le dovute competenze di programmazione e gestione prima di tutto delle regioni, ma soprattutto degli enti locali deputati, cioè province e comuni. Cioè noi stiamo lavorando molto con bandi nazionali, sia con fondi, con risorse nazionali, e adesso io non voglio fare qui il repertorio dei soldi che sono stati stanziati, perché non voglio fare neanche, come dire, quella che viene qui a promuovere la legge 107 piuttosto che altre cose, però c'è indubbiamente lì un'attenzione forte, ci sono dei fondi che sono stati allocati e sono quasi tutti stati erogati, come pure devo dire che c'è stata un'attenzione fortissima del nostro Ministero in questi, soprattutto ultimi 2 anni, per quanto attiene all'utilizzo dei fondi FESR, cioè sono quel programma, diciamo, PON scuola, che riguarda proprio l'edilizia scolastica e i laboratori. Sappiate che su questa programmazione, che è 2014-2020, il MIUR ha, diciamo, speso, è più avanti rispetto alla tempistica di spesa che la Comunità Europea ci ha dato. Cioè, noi abbiamo, ogni anno dobbiamo fare un certo livello di spesa delle risorse, ok? Noi ne abbiamo spese sul fronte dei bandi per l'edilizia scolastica molti di più, cioè siamo molto avanti, diciamo, col livello di spesa sui fondi destinati all'edilizia. Quindi un'attenzione forte c'è. Ovviamente, guardate, le cose non si fanno in un momento, in questo settore, con uno schiocco di dita. Gli effetti sulle scuole non li vedete oggi, perché soprattutto se si tratta di interventi consistenti e radicali sugli edifici, se non addirittura di costruzione, non edifici, ma sapete che molti di questi edifici e questi interventi riguardano la vulnerabilità, riguardano l'adeguamento diciamo proprio strutturale degli edifici. Ovviamente questi sono interventi che richiedono tempi per vederli, diciamo, per avere proprio una ricaduta poi molto, molto concreta. Però diciamo, al di là di questo, io sto verificando questo tipo di problematica, cioè che noi lavoriamo molto a bandi settoriali, cioè sulla base anche delle risultanze dell'anagrafe,
in accordo molto spesso con le regioni, perché bisogna andare intese, eccetera, eccetera. Noi facciamo dei bandi nazionali che riguardano singole tipologie di interventi, l'adeguamento degli impianti elettrici, l'accertamento dello stato dei solari, quindi adesso mi viene il termine tecnico, insomma le verifiche dello stato dei solari, insomma sono interventi, capite, che hanno una, diciamo, una precisa finalità e realizzazione. E ci sono enti locali che ci stanno dicendo, lo stanno cominciando a dire, ok, voi avete fatto il bando sui solai, ma noi questa cosa, per esempio nella nostra provincia o nella nel nostro comune, l'abbiamo già fatta l'anno scorso con i nostri fondi. No, a noi non servono questi, a noi ne servono altri, a noi serve per esempio l'impianto elettrico, a noi serve la vulnerabilità. Ecco, c'è questo problema. Cioè una gestione molto centralizzata, da un lato permette un governo delle risorse, sicuramente più nazionale, permette di avere un quadro, una ricognizione complessiva, dall'altro lato va un pochino a, secondo me, a interferire con la necessaria programmazione e gestione poi degli interventi da parte dell'ente locale responsabile, perché se è vero che i dirigenti scolastici devono essere chiamati a rispondere solo nei limiti dell'ampiezza dei loro poteri decisionali, cioè solo dove hanno potere decisionale, no, sulla gestione della sicurezza, altrettanto però permettetemi, bisogna dirlo, per chi, i dirigenti e i funzionari degli enti locali, se a loro diamo i fondi per fare una determinata cosa e quella cosa a loro non serve per i loro edifici perché l'hanno già fatta o perché l'edificio è nuovo o perché voi capite che li mettiamo fuori fase, cioè anche loro non hanno poi i pieni poteri perché non hanno le risorse su quelle tematiche. Quindi credo che questo vada, dal mio punto di vista, per la limitata esperienza che ho al momento, che è un mese, vada un attimo registrato e la programmazione vada riportata più, diciamo, va più avvicinata alle scelte e alle decisioni che fa l'ente locale proprietario. Se l'ente locale proprietario ritiene che per i suoi edifici o per alcuni dei suoi edifici è prioritario agire sugli impianti elettrici piuttosto che sulla vulnerabilità, piuttosto che su altre cose, io credo che quell'ambito di decisione vada rispettato pienamente da parte nostra. Quindi io noto, diciamo, un punto di a favore della 107 della politica che si è voluta fare, un punto un attimino critico rispetto ai limiti che dobbiamo mettere alla programmazione e alla programmazione degli enti locali. Ecco, però credo che la chiave di volta un po' di questo riparto di responsabilità, chiamiamolo così, che un po' state cercando di fare è proprio questo, cioè la responsabilità va legata e commisurata all'ampiezza, diciamo, del potere decisionale che ho su quella misura di sicurezza o di intervento sull'edificio, o comunque sulla gestione della sicurezza, perché poi appunto l'esempio che ho fatto riguarda in realtà aspetti di gestione. Poi c'era un problema sicuramente di, giustamente è stato detto da più di voi, di qualificazione anche dei responsabili della prevenzione della sicurezza, cioè devono essere figure professionali adeguate e quindi qui dovremo anche, credo, ragionare forse su risorse ad hoc che vanno destinate alle istituzioni scolastiche per, diciamo, ingaggiare dei professionisti che siano all'altezza, perché se la scuola all'interno non ha, perché c'ha l'ingegnere, perché per un fatto casuale non ha il professionista, evidentemente deve avere però le risorse per poterlo ingaggiare. Questa ovviamente è una tematica importante. Ecco, vi ringrazio, io per il momento mi posso limitare a questo, ma insomma la materia chiaramente la stiamo approfondendo per quanto mi riguarda. Grazie, signora. Non so se adesso c'è qualche, vogliamo aprire qualche intervento anche. C'è qualche sindacalista. Allora, il responsabile, se non ricordo male, i dirigenti della Will Squad. Rosa Cirillo. Rosa Cirillo, ecco, lì ci raggiungiamo. Prego. Va bene.
Allora, innanzitutto ringrazio per l'invito. Ringrazio per l'invito, appunto sono responsabile del Rosa Civillo e della Willow Scuola, Dipartimento Dirigenti. E niente, noi è un po' di tempo che perseguitiamo la politica, è un po' di tempo che perseguitiamo anche un pochino il Ministero. Tant'è vero che tra giugno e luglio abbiamo avuto tavoli di semplificazione, l'abbiamo chiamati così, dove tra le altre richieste c'era sicuramente quella delle responsabilità che il dirigente scolastico ha nelle nostre scuole. E lì sapevamo, ma abbiamo capito bene che se non è la politica a legiferare, noi la situazione non la possiamo cambiare. Quindi, quando abbiamo fatto poi l'audizione alla Commissione della Camera, alla Commissione Cultura della Camera, abbiamo apprezzato sicuramente l'iniziativa legislativa, ma alla politica abbiamo chiesto delle cose semplici. Abbiamo chiesto innanzitutto di individuare in modo chiaro le responsabilità, cioè la responsabilità dei proprietari che hanno la capacità di, o non ce l'hanno la capacità, e questa la politica gli deve dare atto, la capacità di spendere per le strutture, e la responsabilità che noi dirigenti scolastici ci prendiamo tutta, che è quella dell'organizzazione didattica, e quella forse la sappiamo fare, siamo capaci e ce ne prendiamo il carico. Ma responsabilità improprie, siamo stufi, non ne vogliamo più. Siamo stati individuati per anni come capro espiatorio di una situazione che nessuno voleva, e di fatto, ce l'avete confermato voi, non la vogliono i comuni, non la vogliono le province, bene, e allora la diamo a questi, scusate, sono dirigente scolastico da qualche decennio, da questi poveri cristi che sono i dirigenti scolastici. Quindi è chiaro che la politica deve darsi da fare. E mi dispiace davvero con l'onorevole Carocci, l'onorevole Peregrino, l'onorevole Rocci, che Rocchi, scusi. Carocci e Rocci. Sì, non dovevo fare. No, però l'ho detto voi, ho camminato insieme questo. Che è quello di arrendersi in un momento in cui certo la legislazione sta finendo, non c'è più capacità di fare altrimenti. Io voglio solo dire questo e chiudo. L'altro giorno, il 23 dicembre, abbiamo avuto questa assemblea molto partecipata al centro congressi di Via Cavour. Sono arrivati i colleghi dell'Umbria e delle Marche, perché a loro, alle preoccupazioni normali, quotidiane, che abbiamo tutti noi sui territori più o meno pericolosi o difficili, loro hanno quello del terremoto che è già arrivato, che potrebbe arrivare. C'è una questione che io personalmente, pur interessandomi da anni, ripeto, di scuola e di sindacato, non avevo tenuto bene in conto, e cioè che adesso nei loro TOF, nella loro offerta formativa, i familiari, i genitori, le famiglie scelgono le scuole sicure, quelle scuole che hanno avuto già gli interventi che rendono la scuola sicura, quindi ha voglia di progettare, di offrire qualcosa di valido. Le scolaresche, gli scolari, si spostano al secondo, se quella scuola è sicura, e quella fa anche i doppi turni perché ha una incidenza di iscritti e quindi frequenza maggiore rispetto a quelli che invece non sono ritenute sicure. Allora è giusto, noi stiamo parlando non tanto e solo della responsabilità del dirigente, noi stiamo parlando della tutela della salute delle bambine, delle studentesse, degli studenti, e scusateci tanto, dei lavoratori che quella scuola frequenta. Questo secondo me, indipendentemente da quello che dicono l'ANCI, l'UBI e tutti i nostri, è importantissimo. Ok, grazie.
generale. E chiedevo due cose. Stante l'urgenza della situazione, tra l'altro mi è arrivata in questo momento un'email da parte della dirigente scolastica Franca Principe di Salerno, non so se conoscete la storia di Franca Principe, una nostra iscritta. Se vuole le leggo il messaggio, la storiella è questa, è molto semplice. I fatti parlano di uno studente che, recatosi a scuola nel mese di luglio per assistere al colloquio dell'esame di maturità di un compagno, durante le prove orali è consentito l'accesso ai locali anche al pubblico, ha convinto una collaboratrice scolastica ad aprirgli l'accesso a un terrazzino inagibile del secondo piano dell'edificio e perciò interdetto all'uso per andare a fumarsi una sigaretta. Mentre stazionava sul terrazzino, il suo peso ha causato il cedimento di un lucernario presente sul pavimento, facendolo precipitare rovinosamente per 7 metri fino al piano terra. La sentenza di primo grado ha stabilito che solo la dirigente è responsabile, del servizio prevenzione dell'istituto, sono responsabili delle gravi lesioni subite dallo studente, anche se la dirigente dichiara di aver interdetto l'accesso al terrazzino, chiuso con un lucchetto, e di aver assolto a tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza, anche se la responsabilità concreta del fatto è imputabile ad altro soggetto, la collaboratrice scolastica che custodiva la chiave del lucchetto che chiudeva l'accesso, anche se lo studente era nel pieno delle sue facoltà di intendere e di volere e aveva un'età tale da consentirgli di avere contezza dei rischi conseguenti al suo incauto comportamento. C'è stata una sentenza a sfavore della dirigente. Ora mi chiedo, stante l'urgenza, non si può andare con decreto legge a una soluzione togliendo responsabilità ai dirigenti? Il caso della collega Principe è emblematico. Io chiedo una risposta. Cosa dobbiamo rispondere ai tanti dirigenti come la collega Principe che si trovano in queste condizioni? Grazie. Purtroppo poi quando parlano i casi concreti ci si rende conto che appunto c'è un problema che è molto diffuso e con rischi nei quali si può incorrere anche quando si è stati diligenti al massimo, c'è stata la migliore collaborazione con l'ente locale, con l'ASL, con le famiglie, però l'incidente può essere dietro l'angolo e in questo caso poi i giudici appunto decidono anche abbastanza velocemente in senso appunto di condannare il suo preside. Doveva essere con noi, perché è stata qui interpellata non soltanto la politica nel senso del Parlamento, ma anche un intervento presente da parte del governo, rappresentante del Ministero dell'Istruzione, il sottosegretario di Merito, che purtroppo non è qui con noi, che forse sarebbe stata la persona migliore appunto a cui rivolgere questa sollecitazione e questo invito pressante affinché a livello proprio di esecutivo ci si faccia carico di un problema che attiene alla vita di tutti. Tutti quanti ci abbiamo dei ragazzi che vanno a scuola o abbiamo dei parenti che lavorano nella scuola. Sottosegretario De Filippo non c'è, non so se la dottoressa Palumbo se la sente di dare delle risposte per quanto riguarda un eventuale profilo di intervento ministeriale, anche soltanto a livello cautelare. Però c'è con noi, dimenticavo, mi ricordo il nome il dottor Critone, che è della segreteria del sottosegretario De Filippo, a cui rivolgiamo un ringraziamento e appunto lo invitiamo a venire qui al tavolo. Grazie. Intanto porto i saluti del sottosegretario che aveva garantito la sua presenza fino all'ultimo momento, ma poi un impegno imprevisto l'ha portata da un'altra parte. E in Basilicata, sul territorio, sul suo territorio, dove c'era un incontro importante con Renzi, e quindi ha dovuto necessariamente andare lì. Per quanto riguarda invece tutto il resto, io anche da dirigente scolastico facevo questa riflessione. Mi sembra veramente un po' il teatro dell'assurdo. Abbiamo un problema grave
e mi veniva in mente anche questo. Forse noi dirigenti scolastici facciamo meglio se poniamo il problema della sicurezza degli alunni che della responsabilità del dirigente scolastico. In che senso? Nel senso che forse abbiamo più forza. Perché il problema è questo. Non è solo un problema di responsabilità, è anche un problema fondamentalmente di sicurezza. E allora veramente non si può prescindere da un intervento, a mio giudizio, immediato. Logicamente io non posso assumere impegni perché non sta a me assumere impegni, ma sicuramente riferirò che è assolutamente urgente e che è necessario tentare tutte le strade per assumere impegni e fare in modo che ci sia una soluzione nei tempi più brevi possibili, perché da quanto ho capito... Come? Dico, non è stata fatta la decretazione d'urgenza per i vaccini? Sì, ma sicuramente se si trova l'accordo si riesce a fare anche questo. Però voglio dire, bisogna porsi il problema, perché diversamente mi pare che con l'attività legislativa siamo in una condizione, non sappiamo se riusciamo a portarla a termine o no per i tempi brevi che sono a disposizione. Quindi è necessario, dicevo, lo dico come dirigente scolastico, anche come iscritto all'ANDIS, è necessario assumere impegni in questa direzione. Non possiamo lasciare i nostri colleghi ancora, magari per 2-3 anni, nella condizione di rischio quotidiano, e gli stessi alunni nella condizione di rischio quotidiano. Quindi quello che volevo dirvi è questo. Io assumo questi impegni di riferire con forza per tentare tutte le vie possibili di soluzione nei tempi più brevi possibili. Questo è quello. Grazie. L'intervento della Presidente del Consiglio anche dal fondo della stanza. Credo che sia un tecnico. Un architetto, quindi abbiamo parlato... Non sono un operatore della scuola, ma sono un progettista di qualche scuola, soprattutto autore di diversi concorsi su scuole, ma in Italia sappiamo che i concorsi sono un capitolo a parte. Ingegnere, ci ricorda il suo nome? Carlo Patrizzi. Grazie. Patrizio Cogno. Intervengo soltanto per fare questa semplicissima considerazione. Il tema della sicurezza è, a mio parere, tutto il contrario di un intervento e una pianificazione la stessa che oggi ha portato a fare gli interventi nelle scuole per compartimenti stagno. Facciamo qualcosa, diamo un po' di risorse che servono ai solai. Poi si scopre che i controsoffitti sono attaccati male ai solai, che resistono sì, ma crollano in testa ai bambini i controsoffitti e fanno male anche solo i controsoffitti quando vengono giù. Abbiamo un problema evidentemente legato alla pericolosità sismica del nostro territorio. Tante nuove aree del paese sono diventate di pericolosità superiore, di livello superiore rispetto a quello che era nella vecchia normativa, e non sono adeguate, e i nostri figli sono per caso anche padre di due ragazze, e i nostri figli vanno in scuole che qualche decennio fa erano a norma, ma oggi non lo sono più. Si sono fatti interventi e sono state date, distribuite, forse, credo, se non ricordo male, proprio anche ai dirigenti direttamente, per tinteggiare i corridoi. Ma tanti amici e colleghi che mi hanno interpellato in sede tecnica per questo tipo di interventi mi hanno riferito che si poteva tinteggiare fino a 2,20 metri di altezza, perché dopo... Cose veramente senza nessun senso e nessun costrutto. Bene,
ciò che serve per la sicurezza, a mio parere, è l'esatto contrario di questo tipo di approccio, un approccio sconnesso, un approccio disgiunto di un insieme di interventi che uno va da una parte, un altro va da quell'altra. Qui c'è un tema che riguarda la struttura scuola, l'edificio scuola, il fabbricato scuola e l'uso che si fa. Io non oso immaginare, c'è una, diciamo, un filone di pensiero in questo momento nel mio, che io condivido peraltro, sulla apertura degli edifici scolastici al contesto territoriale di quartiere, i cosiddetti Civic Center, l'ultima edizione dell'ultimo concorso a cui abbiamo trovato il modo di partecipare nonostante tutto, ne ha promosso molto, no? L'impiego oltre le ore scolastiche come Civic Center. Civic Center significa un'altra famiglia di utenti ancora, ma cosa succederà allora in termini di sicurezza? Perché lì non c'è più il dirigente e lì non c'è più il proprietario, ma ci sono le associazioni, ci sono i comitati di quartiere che entrano nelle scuole, almeno in certi locali delle scuole. Che cosa succede lì? Io ancora una volta penso che il problema sia una organizzazione del tema della sicurezza, come poi il testo unico chiede espressamente che sia il problema quello di organizzare sistematicamente un piano sistemico, appunto, di sicurezza che riguarda due cose: l'uso da una parte e la struttura in sé dall'altra. Signori, io penso che mi immagino un progetto. Io non faccio sicurezza, anzi, non sono proprio neanche abilitato a fare la sicurezza senza avere qualcuno. Mi immagino però nella parte di un collega progettista che debba fare il piano di sicurezza di un edificio usato in questi termini. Con questo quadro normativo è veramente complicato assai. Ecco perché questo tentativo diciamo legislativo di intervenire sulla questione è significativo, importante, urgente e in qualche modo avvicina questo approccio di sistema al problema, senza il quale a mio parere è impossibile. Grazie. Volevo dire una cosa su scuole belle, il riferimento che lei, diciamo, ha fatto, che è fonte, sappiamo benissimo, è fonte di grande irritazione di molti dirigenti scolastici, no? Però sappiamo cos'è scuole belle. Scuole belle è una presa in carico non volontaria da parte di loro, sia chiaro, di una situazione che si trascina da molti anni di esternalizzazione e di presa in carico di LSU, ok? Cioè, noi abbiamo dovuto prendere in carico queste situazioni territoriali che si erano create in vari enti locali. Si tratta di situazioni che risalgono a 10-15 anni fa e quindi, diciamo così, questa è una modalità di impiego di lavoratori socialmente utili e noi da parecchi anni, e l'ultima sono stata io adesso a chiederlo, noi abbiamo formalizzato da tempo, chiediamo che questi lavoratori vengano stabilizzati, quindi che diventino personale, ovviamente tramite concorso, selezione, non così in automatismo, vengano stabilizzati come dipendenti a questo punto delle scuole, con, diciamo, una maggiore possibilità di, essendoci rapporto, insomma, gerarchico sostanzialmente, di impiego di queste risorse da parte del dirigente scolastico e con anche dei risparmi considerevoli per lo Stato. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo ulteriormente formalizzato questa richiesta. Non so che esito avrà, perché ovviamente dietro a queste situazioni ci sono delle situazioni molto, quindi, si sono un po' sclerotizzate nel tempo, quindi è difficile modificarle in pochissimo tempo. Questo volevo precisare per quanto riguarda gli LSU di scuole belle. Allora, sono le ore 18, quindi da tabella di marcia direi di chiudere.
di affidare le conclusioni al presidente Delfino e poi anche il presidente Barotta avrà appunto una parola alla fine. Grazie a tutti, prego. Grazie. Volevo dire che l'incontro di oggi credo sia, se posso usare un termine battagliero, un primo avamposto di una battaglia culturale e civile che i soggetti politici, professionali, associativi non possono non fare. Ed era una anche delle ragioni per cui noi abbiamo pensato, Andis e Diesel, questo incontro in questo luogo, cioè nel luogo parlamentare, dove c'è la discussione parlamentare, cioè quello di creare un primo punto di presidio, appunto di avamposto, insieme ai soggetti coinvolti su questo tema che ci sta molto a cuore. Una seconda ragione che rilevo e che vorrei rilanciare è che da un lato occorre chiarire il valore che un paese, è stato detto in tanti interventi, vuole dare alla scuola come ambito di crescita e di investimento per tutti. Si è parlato anche di trasformare le spese in investimento. Questo è possibile farlo se c'è una concezione della scuola come bene su cui investire. Dall'altro si tratta anche di continuare a difendere un'idea di dirigente di scuola come dirigente che ha un compito principalmente formativo, educativo, di coordinamento di soggetti che attraverso le discipline formano i ragazzi. E questa è la responsabilità che proprio chiediamo a chi vuol collaborare a un'idea di scuola come bene prezioso per tutti, cioè quella di non dimenticare il valore che si vuol dare alla scuola come impresa, come punto di civiltà e il ruolo, il riconoscimento che si vuol dare al ruolo del dirigente scolastico. Secondo punto che rilevo è che io sono molto contento del dibattito di oggi, credo di rappresentare anche il parere dell'associazione Andis, e che chiederei ai parlamentari che sono intervenuti tutti, e li ringrazio ad uno, anche quelli cofirmatari delle proposte di legge che non sono intervenuti, chiediamo loro di continuare in questa azione congiunta, perché mi pare che un altro tema che abbiamo potuto positivamente rilevare, lo diceva l'onorevole Pellegrino, è che è una questione di partiti, una questione di una battaglia culturale da fare insieme. Chiediamo loro di continuare questa azione congiunta tra parlamentari, tra parti politiche, che arrivi a redigere una proposta di legge unitaria che sviluppi, da un lato, e mi pare che questo è emerso chiaramente, da un lato il tema del controllo strutturale, cioè della verifica strutturale, di un garantire ai cittadini, agli studenti, luoghi sicuri, quindi di identificare una proposta di legge che rilanci questo tema, no, della sicurezza della struttura. Dall'altro, una proposta di legge che definisca in maniera sempre più chiara le responsabilità dei dirigenti scolastici. Accolgo con riconoscenza l'intervento del segretario, del sottosegretario, nel far propria questo carattere di urgenza che il governo potrebbe ancora assumersi, e quindi la invito a nome delle associazioni a fare quello che lei ci ha promesso di fare. Devo anche dirvi che la segreteria dell'onorevole De Filippo, accennandoci all'eventualità che sarebbe potuto non intervenire, ci ha comunque assicurato la possibilità di un appuntamento a breve per le due associazioni, cosa che faremo prontamente anche per portargli a voce queste istanze. Chiederei anche appunto al governo di trasformare questo tema in un tema appunto di urgenza. Diesel e Andis continueranno in questa, appunto, quella che ho definito una battaglia, assieme a tutti gli altri soggetti sindacali e non solo. Io vi dico anche che
le associazioni dei comuni e le associazioni delle province che non sono venute a questo tavolo ci hanno però assicurato nel breve periodo, quindi nel giro di un paio di settimane, un appuntamento come associazioni Disa e Andis per, con i loro direttivi per intraprendere anche con loro un dialogo che oggi non è stato possibile sviluppare. Quindi ci impegneremo anche con ANCI e UPI per capire fino a che punto c'è una loro disponibilità anche formale nel partecipare a questa battaglia di civiltà. E non ultimo, da un giro che abbiamo fatto anche attraverso le fondazioni bancarie, fondazioni di tipo privato, soggetti privati, abbiamo rilevato che ci sono anche soldi di natura privatistica, cioè fonti finanziarie, non solo di natura pubblica, disponibili a investire su questo bene che è l'educazione e la scuola. Quindi potrebbe essere anche questo un altro canale che invito i parlamentari e i soggetti a occuparsene per coinvolgere, no, in questa rinnovata interesse per la scuola, per le strutture scolastiche, anche questo tipo di soggetti. E le associazioni da questo punto di vista possono anche aiutare in queste collaborazioni, in queste mediazioni. Vi ringrazio moltissimo e al prossimo avamposto, direi. Grazie. Un minuto aggiungo i ringraziamenti anche da parte di Andis e una riflessione. Credo che possiamo andare via davvero contenti. Abbiamo portato a casa dei risultati importanti in termini di chiarezza, di condivisione. E credo che qui sia nato un buon coordinamento. Che dentro politici, ma anche associazioni, anche l'amministrazione e il governo. Credo che da domani mattina bisognerà proseguire sulla strada che abbiamo tracciato stasera e che ci vedrà impegnati. Ecco, la grande notizia di stasera è quella, l'assunzione, ecco, l'impegno che ha assunto il collega Pasquale Guidone rispetto ad un provvedimento d'urgenza che sana questa questione della responsabilità impropria. Se ci dovessimo riuscire sarebbe proprio un bel giorno. Grazie a tutti e buon ritorno a casa.